Buon pomeriggio, benvenuti ad un nuovo appuntamento con 4 giorni. Oggi in apertura subito vogliamo ricordare una persona importante per questa trasmissione, soprattutto per lo spazio gestito e dedicato all'Associazione Culturale Teramo Nostra. Lo avrete saputo, domenica scorsa è scomparsa, è morta per un malore improvviso, per un infarto, Anna Pepe, vicepresidente dell'Associazione Culturale Teramo Nostra. E proprio per questa ragione oggi non ci sarà in coda al 4 giorni del martedì lo spazio dedicato a Teramo Nostra. L'ultima mezz'ora. Oggi si sono svolti i funerali di Anna Pepe, vicepresidente dell'Associazione Culturale Teramo Nostra, ex insegnante, moglie di Sandro Melarangelo, che è il direttore artistico di Teramo Nostra, è un pittore teramano, mamma di Alberto Melarangelo, consigliere comunale del PD, e di Marino Melarangelo, che è un pittore, un artista anche lui. Questa mattina, dicevamo, si sono svolti i funerali a Teramo presso la chiesa di San Domenico, che è una delle chiese più grandi di Teramo, eppure non è riuscita ad entrare tutta la gente che ha partecipato a questi funerali. Davvero si può dire, con un'estrema sintesi, c'era tutta Teramo. Intanto le autorità comunali, con il sindaco in testa, tutti gli assessori comunali, ovviamente tutti i responsabili provinciali e comunali del Partito Democratico. Al Partito Democratico appartiene Alberto Melarangelo, il figlio di Anna Pepe, che vediamo qui in queste immagini, proprio nell'ultima apparizione televisiva martedì scorso, quando parlava della festa della donna, di questa ricorrenza che celebrava anche Teramo Nostra l'8 marzo con una iniziativa. Dicevo, tanta gente, gli assessori, il sindaco, i vertici del PD a tutti i livelli, l'assessore Gatti, altre personalità politiche, regionali, provinciali e comunali, tanti teramani, tanti amici della signora Anna Pepe, quelli dell'Associazione Culturale Teramo Nostra, con Piero Chiarini, il presidente in testa, gli amici dei figli. Davvero una grandissima partecipazione per una donna davvero molto, molto sensibile, sempre attenta ai problemi, soprattutto degli ultimi, anche ai piccoli grandi problemi della città, che lei segnalava ogni volta quando era qui con noi, dalle buche, dalla strada, dai dossi che non venivano messi lungo Circonvallazione Spalato. Insomma, un impegno davvero a 360 gradi, quello di Anna Pepe. A noi dispiace ovviamente che non sia più qui con noi, la volevamo proprio salutare con questo brevissimo ricordo. Bene, allora, però adesso la trasmissione comunque va avanti, andiamo a cominciare la nostra trasmissione. Vi presento subito gli ospiti che sono qui con me oggi. Oggi parliamo di Montorio e del Montoriese, grazie al lavoro che ha realizzato Manlio Patriarca, che è tornato a trovarci. Eccolo qui, Manlio Patriarca, autore del dizionario del Montoriese, accompagnato dall'assessore alla cultura del Comune di Montorio, Donato Di Gabriele, tutti e due seduti sul nostro divano rosso. E sono accompagnati anche da Vincenzo Macedone, che è un fetentone, perché no, è un attore, Vincenzo Macedone, il regista, il promotore, insomma, il galvanizzatore del carnevale e del carnevale morto a Montorio Alvomano, che tanto successo ha avuto anche quest'anno e che ci farà sentire magari qualcosa in montoriese, qualche poesia. Allora, il dizionario del Montoriese è un tomo, lo vedete? Il profilo? Che bel tomo che è! Allora, noi ne parlammo qui quando lo stava preparando Manlio Patriarca, il dizionario del Montoriese, e finalmente, eccolo qui, tutti quanti, insomma, quelli che lo vorranno lo potranno avere tra le mani e capire che cosa c'è. Che cosa troviamo nel dizionario del Montoriese? Ma la prima domanda è: perché un dizionario del Montoriese? Un dizionario del Montorghese, perché il Montorghese non è un dialetto. Eccolo là, è una lingua. Io È una lingua. me la ricordo sta cosa quando la disse proprio È qui. questo. Per Ma lei poter. dice così perché è montoriese o perché è una lingua proprio? No, perché è una lingua. Ci sono tutte le pezze d'appoggio per dirlo. Il dialetto che cos'è? È una lingua che dipende da un'altra lingua. O Sì. Da meglio, ignorante io direi possiamo di sì. dire anche deriva da un'altra lingua. Sì. Il Montoriese non deriva da niente. C'ha una flessione propria, c'ha una coniugazione. Cos'è la flessione, scusi? La flessione, il maschile, femminile, singolare, Bene, io plurale, sono ignorante. Va detto. ha una coniugazione che fa imbalidire per come è strutturata. Infatti, noi il tempo nella coniugazione montoriese non serve a niente. Il tempo Infatti, non serve. no, non serve perché i criteri di classificazione dei verbi non è fatta in base al tempo, ma è fatta in base al rapporto che ci passa tra l'annunzio dell'azione e la realizzazione dell'azione.
Quindi, io per quando abbia girato e ho osservato, non ho trovato nessuna lingua al mondo parlata adesso né parlata nel passato che abbia un'organizzazione verbale in Oh, questo questo è genere. proprio, abbiamo rotto il ghiaccio semplicemente con Manlio Patriarca, ma adesso voglio sentire l'assessore. Il comune è stato vicino alla realizzazione di questo lavoro? O lo ha promosso? Assolutamente sì, il Comune è stato vicino, ha patrocinato questa iniziativa, un'iniziativa che tra l'altro Ha cacciato i affonda. soldi? Sì, abbiamo Ha cacciato anche i soldi? Ah, stanziato bravo! una cifra che ha permesso appunto la realizzazione e la stampa di Bravo! di questa bella opera di Quanti Manlio volumi avete Patriarca. stampato in questa Ne prima abbiamo edizione? stampati 500. 500. Questi volumi naturalmente Sono saranno pochi prestiti. 500? Mi Probabilmente sembra. saranno pochi, infatti già stiamo pensando a qualche iniziativa per eventualmente fare una ristampa. Comunque, ad ogni buon conto, mi dai anche Prego, l'occasione di assessore. pubblicizzare un'iniziativa che prestissimo verrà messa in campo, ovvero sia la distribuzione di questi dizionari attraverso la biblioteca comunale, attraverso il pagamento di un piccolo costo che in realtà poi è addirittura inferiore al costo di realizzazione, al costo di stampa del dizionario. E quindi a giorni sicuramente informeremo tutti i montoresi che già ce ne hanno fatto richiesta in gran numero sulle modalità per poter acquisire questo dizionario. È un'iniziativa che Io dicevo. intanto vado per curiosità a leggere Assolutamente qualche sì. termine, ma prego, prego. Abbiamo patrocinato ed è un'iniziativa che affonda anche nella precedente amministrazione che già ci aveva lavorato. Con questa siamo riusciti a portarla a termine, a compimento, prevedendo appunto una voce in capitolo specifica che potesse appunto sostenere questa iniziativa. Iniziativa che poi abbiamo presentato pubblicamente sabato nella sala conferenze del chiostro degli Zoccolanti Gran ed è successo. stata davvero una serata splendida, un gran successo, c'è stata una grandissima affluenza di pubblico, come raramente devo dire iniziative culturali ahimè richiamano. Ciò sta a significare che c'era grande attesa da parte di tante persone, in particolare proprio dei montoriesi, c'era tanta curiosità per vedere questo dizionario perché è un dizionario che davvero è lavorato per tutta quanta la vita di Manlio Patriarca. Lui ha iniziato all'età di 10 anni e lo ha portato a compimento davvero sabato, quindi sabato si è consacrato definitivamente alla Cioè, e storia della nostra come diceva l'assessore, lei ha cittadina. cominciato all'età di 10 anni a stare dietro a questa idea Sì. di E realizzare un dizionario. perché è Perché? incominciato? Perché ci stavano i tedeschi. Noi ragazzi, ragazzini, non potevamo andare fuori casa. E per tenerci dentro casa, mio padre, che era insegnante elementare, trovava qualche cosa, doveva trovare sempre qualcosa per tenerci buoni dentro casa. A me una volta mi ha dato un libro. La grammatica è il lessico del Savini. E E quindi da io lì è nata. cominciai a sbirciare. Io facevo la quinta elementare. E cominciai a sbirciare. Questa qua cominciai ad avere la curiosità di sapere. Dici, ma come, quando, dopo, perché? E allora dici, ma se quello ha scritto il teramano, io posso scrivere il Mondorie. Subito la rivalsa del Mi buttai Montoriese, a pesce, però a tuffo proprio. il primo tuffo ho dato una testata. Perché? Perché? Perché non era No, facile. perché come si fa a scrivere? Per esempio, Lufaurn, Grande, come lo questo scrivi? Lufaurn. Lufaurn, come lo Che scrivi? cos'è il forno? Il forno. Il forno. Come lo scrivi? Per esempio, Posso c'è andare a questo. cercarlo così lo vediamo come si scrive. Qua ci sta il dizionario, mica Se no. noi andiamo a vedere come sta Allora, una scritto, qua, metti gli occhiali, togli gli occhiali, è un problema, se noi l'età. andiamo a vedere come Allora, sta scritto, sì. FA, va un attimo, qua. Farina, fasce, fascette, STU, vero? Dopo FAU, la FAU. Solao, la O, FAO, Fo. sì, FAO. Sulla O? Forn, Ah, forno, forne sta faurn. scritto. Forne, vedi? Forne. Già avevo sbagliato. Però sopra la O c'è un accento circumflesso che Eccolo qua. dice che si tratta di una vocale bifonica. Forna, accento circonflesso, con una O molto grossa. Poi è bello perché tutte le La parole sono in rosso. Guarda Gaia, che lo andiamo ad inquadrare. Ringrazio intanto Gaia e Sergio.
La O è più grossa perché è la parte variabile, che non c'è la dei silenzi in Montorchese. La O è più grossa perché è la parte variabile. Variabile, sì. È come la X, è variabile. E infatti fa il plurale, l'uforn, plurale, l'iforn. Allora, qua sta scritto forne, con questa O grossa e l'accento circonflesso, caro Vincenzo. Però si dice faun. Faurn. Faurn. Che sembra quasi uno scozzese. Faurn. Bellissima. Forno, panificio, panetteria. Ma ci sono altri... Allora, qui però leggo intanto. Ti suggerisco Mazziatiur. Vedi come... Mazziatiur. Mazziatiur. Guarda come c'è una brillante descrizione. Allora, Mazzelle intanto. Che è Mazzelle? Mazzelle che è? A Mazzelli invece sta la, questa che è la dieresi, no? Sì. I due puntini? Sì, i dieresi. Perché? Come si dice? Ah. Mazzal. 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 Gerd Müller ci fa una cosiddetta. Quindi, ricordo le dieresi su... Io questo suono... Su Müller. Allora, l'ho com'è? Trovato. Mazziatiur. Devi trovare Mazziatiur. Senti qua che classe. Mazziatiur. Perché non lo trovo? Il suono A, io l'ho trovato solo nell'ungherese. Ecco, Mazziatiur, qua è grossa la U. Sì. Lo vogliamo vedere, Gaia? Lo vediamo. Guarda, perché quella è la parte variabile, che però in questo caso non varia. Perché al plurale fa pure Mazziatiur. La Mazziatiur, lì Mazziatiur. Perché? Perché i nomi femminili in Mondorghese non hanno plurale. Quando gli serve, ma lo dice plurale, con un certo orgoglio, come a dire, tutti gli altri che ce l'hanno sono dei pezzenti, ovviamente. Cioè, il mondo riesce. Oh, ma perché si dice iur? Perché? Perché questa è la pronuncia. Io poi sono dovuto andare a giustificare questa pronuncia e l'ho trovata. Che iu è la scomposizione della U francese. Eccolo là. Oh, qui ci sono 20.278 lemmi. Faccio di nuovo professione di ignoranza. Cosa sono i lemmi? Le parole che si trattano. Le parole sono i lemmi. 320 voci tecniche, 1.671 idiomatismi. Sono i modi di dire che questi costituiscono il reperto archeologico delle lingue. Per cui questo è importante. Il dito puntato, questo è pericoloso. Per cui questo è importante che il reperto archeologico delle lingue. Dove lo troviamo? Qua vediamo. No, qua è difficile. No, ma lo troviamo. No, questo è ancora il dizionario. Dizionario. Allora, qua. No, proverbi massimi. Eccoli qua, idiomatismi trovati. Sì. Li quatrine, li cumbere, e qui ci sono i modi di dire, quindi. Sì, la saggezza. Da principio ci stanno quelli inversi. Che sono lì? L'ittavit. E qui entra in campo Vincenzo tra un po', sta per entrare in campo. E quindi com'è? Io professore lo devo chiamare. Lei nella vita cosa fa? Io sono maglio per tutti quanti. Lei è maglio per tutti quanti. Io sono stato soddisfatto quando nel manifesto ho visto dottore, ingegnere, professore, professore. Il maglio patriarca. Vabbè, un signore poi ce lo poteva spiegare. Vuol dire che signore... questo non avere titoli sì. È una unicità, non la massa. Bene, giusto. Ma lei nella vita cosa ha fatto come lavoro? Io ho fatto quello che si chiamava una volta l'ufficiale postale. Ah, alle poste lavorava. Era... Però ero ufficiale postale. Ufficiale. Col cappello dopo, graduato, diciamo. Dopo, in un secondo tempo, quando ci fu la riforma, furono aboliti i titoli, e rimase il direttore dell'ufficio postale. Ok. È soddisfatto del lavoro, sì? Sì, come no. È quello che voleva, insomma. Sì, sì. Mi ha aiutato molto, perché stare allo sportello, a contatto con il pubblico, sì. E io sono stato a fare servizio in ben 36 uffici postali. Quindi ho sentito in Italia o qui 36 in Abruzzo? Specie di dialetti, è stato un tesoro per me. Ci credo. Allora, vogliamo sentire qualcosa grazie alla presenza non casuale dell'attore Vincenzo Macedone? Prima che hai detto? Ma che è l'ittavit? Sono dei versi che ha raccolto il maestro. No, alla lettera, l'ittavit, che è?
Littavit, la traduzione letterale, Mario. Littavit sarebbero i mottetti. Mottetti. Piccoli motti. Piccoli. MC, mica cotica. Mottetti. Mottetti. Entriamo proprio nell'aulicità classica. Prego. Allora. Allora, che cosa leggiamo? Li quatrana. Li quatrana. Cioè i soldi o i ragazzi? I soldi. I soldi. I quatrani, quello è l'Aquilano, ok. I quatrani. Quello è il quadrano. Quello è il quatrano. Sì. Mentre che ci sono i quatrani. C'è la E. La E, vero? La I. No, la quatrina. La E muta francese, la E. Ma l'assessore che sorride lo sa? Sì, è mandoriese l'assessore. L'assessore ma è come si dice di quatrini? Di quatrene. Di quatrene. Non so se la pronuncia è proprio perfetta. Com'è? Di quatrene. Di quatrene. Ci siamo quasi. Allora, li quatrana. Via. Quando lo puvo Roma te li vai a cercare, non bufa mona, ai la di da. Quando è l'aura de l'urda, te lo sinte d'arbia stema. Arbia stoma a cuci spasse, come se te la vistardas. Soddisfatto della pronuncia? Sì, sì. Sì, l'attore... Montorriese doc. Sentiamo ancora. L'accusa sbagliata. Sarebbe la cosa sbagliata. Sì. Traduco per... Sì, sì, per gli anglofoni. Per gli anglofoni. Vai. Lu patratern ha fatto tutte cose fene. Lu saule e la liuna, lu pane e lu vene. La moglie e lu marete, per fene lu presutte. Ma c'hai onde, la fate e arruinete tutto. Com'era? La liuna. La liuna. La liuna. Che è la luna, la non luna, è la liana, ma è la luna. Andiamo avanti. Così vuoi, facciamo degli esempi. Ma com'è quelle con le parolacce? Vuoi un altro? No, vabbè. Mi piace quella un po' più... No, a me mi piacciono tutte. Andiamo con il matrimonio. Quella con le parolacce la volevi leggere tu. Però magari quella C, ma... No, per i bambini che sono a casa. Sì, magari a la depuriamo un pochettino. Cerca di depurarla. Mettici il bip tu al volo. La sec. Sarebbe la sega, non è niente di... Vabbè, no. La sega. Sì, sì, la sega. Sei malizioso. No, assolutamente. Se sa, andrò, l'appuravo pure l'urrò. Stai attento, eh. Se sa, andrà, l'appuravate pure va. Sono estate, io e... in despioghe. A più lo... che te frode. Allora, però questa va un po' spiegata, perché se in, pratica, in italiano com'era? Se eravamo in tre, l'avrebbe saputo anche il re. Anche il re. Se eravamo in due, l'avreste saputo anche voi. Voi, boh. Siccome siamo stati io e non lo dico, non saprete proprio un fico. Dice, bravo. Ci siamo salvati in calcio d'angolo. Sì, in calcio d'angolo. comunque qua ci stava pure la traduzione italiana. Infatti io ho letto la traduzione che a fianco a ogni tavit nel dizionario c'è anche la versione in italiano e anche dei proverbi, quindi è stata fatta un'opera. Com'è questa? Parte. 418? Si può leggere, sì. La rota, com'è? La rota più pie di Lucarra è calle che strille. Cioè sarebbe... Sono pure sbagliato, maestro, mi scusi. Eccolo là. Allora, la ruota più peggio dello carro è quella che strilla, cioè sarebbe in pratica la ruota che strilla. Ha detto un dialettismo, il più peggio. Sì. La ruota peggiore del carro è quella che grida. Proverbio. Che significa però come proverbio? È quella che forse stride, quindi quella che cigola. Mm. Sì. Quella che cigola, okay. È quella che non va bene. Oppure. La processione Oxford. Da dove esce Ardandre? Cioè la processione da dove esce rientra. Quindi le maledizioni, non conviene dirle. No, perché la processione da dove esce rientra. Quindi se uno maledice qualcuno, ti torna indietro. Quello significa. Comunque è un gran bel lavoro, complimenti. E questo, io ci ho tenuto ad evidenziare il contorno poi, la morale. Tra un po' andiamo al contorno della morale, però adesso ci dobbiamo fermare per la pubblicità. 15:21, leggo lì, sì. Allora, andiamo in pubblicità, la linea alla regia e poi torniamo insieme. Saluto e ringrazio
è la colonna sonora del nostro Quattro Giorni del martedì. Franco, che cosa ascoltiamo? Ascoltiamo un pezzo di Lucio Dalla. Bene. Tu non mi basti mai. Siamo pronti? Metaforicamente. Va bene, prego. Vorrei essere il vestito che porterai, il rossetto che userai. Vorrei sognarti come non ti ho sognato mai. Ti incontro per strada e divento triste, perché poi penso che te ne andrai. Vorrei essere l'acqua della doccia che fai, lenzuola del letto dove dormirai, l'hamburger di sabato sera che mangerai, che mangerai. Vorrei essere il motore della tua macchina, così di colpo mi accenderai. Tu non mi basti mai. Davvero non mi basti mai. Tu dolce terra mia, dove non sono stato mai. Devo parlarti come non faccio mai. Voglio sognarti come non ti sogno mai. Essere l'anello che porterai, la spiaggia dove camminerai, lo specchio che ti guarda se lo guarderai, lo guarderai. Vorrei essere l'uccello che accarezzerai e dalle tue mani non volerei mai. Vorrei essere la tomba quando morirai e dove abiterai, il cielo sotto il quale dormirai. Così non ci lasceremo mai, neanche se muoio lo sai. Tu non mi basti mai. Davvero non mi basti mai. Io se ci provo sai, non mi dimenticare mai. Grazie, grazie. Il primo brano che ci ha proposto oggi. Allora, adesso potremmo far entrare, credo, un nuovo ospite, perché è pronto l'avvocato Vagna della Vigna ad entrare. Se riesce a superare le nostre telecamere, ce la dovrebbe fare. Eccola qui. Buonasera, bentornata. 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 Prego. Buonasera, complimenti. Ha sentito già l'avvocato Vagna della Vigna. Quel popò di lavoro che ha messo insieme Manlio Patriarca. Allora, avvocato Vagna della Vigna, ogni tanto facciamo il punto della situazione per quello che sta succedendo all'Aquila, per due processi molto importanti, quello per il crollo della casa dello studente e quello alla commissione. Grandi rischi, sono arrivati esperti dalla Russia. Ma che dico dalla Russia? Dalla Russia, esatto, dalla Russia. Uno con un nome proprio da esperto, io ho visto anche la foto, era un esperto. Vladimir Kosopokov. Cioè, io penso che, no, quando arriva lui e parla di terremoti, dice, lascia, fa, là, via. Vabbè, tra un po' ne parleremo. Allora, torniamo al nostro dialetto montoriese. Allora,
Dovevamo aggiungere delle cose. Intanto, com'è la morale? La storia della morale? Come le favole antiche hanno una morale, così si può cercare la morale anche in qualche frase. Ah, ecco. In dialetto. Non solo, i proverbi. Cioè, i proverbi. Praticamente la lingua parlata è lo specchio dell'anima. Oh, ma una domanda che lei ha studiato, Edi Montori ha studiato il montoriese, una passione che aveva da bambino, e ci dice che è una lingua, e ovviamente ha trovato, come dire, le ragioni per dirlo, che è una lingua. Ma non è che se studia pure gli altri dialetti troviamo le ragioni per dire che è una lingua. Tanto per andarci subito alzo zero. Se studia il teramano, non sia mai il montoriese studia il teramano, se studia il teramano, può trovare le ragioni per dire che è una lingua anche il teramano? Attenzione. Beh, eccolo là. Ma può essere molto meno ragioni del montoriese. Eccolo là. Però le ragioni si trovano. Cioè, si trovano? Volendo, trova sempre il motivo per poter dire anche questa, anche il teramano è una lingua. Può essere. Perché poi tra il teramano e il montoriese, qual è la differenza? Qual è? La stessa differenza che passa tra il montoriese e il dialetto di Pietracamela. E cioè? E cioè è la stessa parlata, di quota. Ah, la stessa parlata, che hanno avuto sviluppi diversi. Montorio ha avuto un isolamento nella storia. Sì. Pietracamela, questo isolamento lo ha avuto fino alla conclusione della Seconda Guerra Mondiale. E quindi ancora prima più... Pietracamela, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, Pietracamela mica ci stava la strada. Dovevano venire attraverso la mulattiera. Hai capito? Quindi la lingua si è preservata. Sì. Quindi questo isolamento è una lingua tutta conserva la lingua. Conservata. Del resto, forse il termine è anche utilizzato dai due linguisti intervenuti sabato scorso a Montorio, due professori universitari, due docenti, il professor Avoglio dell'Università dell'Aquila e il professor Agressi dell'Università di Teramo. Forse il termine che è maggiormente utilizzato è quello di lingue minoritarie, anche. Così per professore, capito? Per ci ha un po' sminuito portarli al dialetto, ma di lingue comunque si tratta. Beh. Se noi pensiamo che oggi sono circa 7.000 le lingue, tra le quali anche le minoritarie parlate nel mondo, di queste 7.000 lingue le 3.500 sono a rischio estinzione, addirittura entro la fine del secolo corrente. Mm-hmm. Questa osservazione fatta ci portava a fare un ragionamento finale, cioè dell'opera ciclopica, mastodontica che Manlio Patriarca ha realizzato. È spettacolare. Noi dobbiamo, come comunità... Faccio vedere l'avvocato, prova. No, l'ho guardato veramente fuori. Complimenti. È davvero un bel lavoro, sì. Noi come comunità dobbiamo davvero rendergli grazie, perché attraverso quest'opera una lingua che comunque sarebbe a rischio estinzione come tantissime altre viene finalmente codificata dopo lustri di lavoro. E praticamente viene destinata a vivere per sempre. E questo è anche il ringraziamento forte che la nostra comunità ha voluto rendere, lo abbiamo anche scritto nella prefazione di quest'opera, e noi dobbiamo rendergli davvero grazie a Manlio Patriarca, perché se muore una lingua non muoiono soltanto le parole, la grammatica, ma muoiono probabilmente una fitta trama di storie. Poi vede che come si dà sostanza anche alla sensibilità dell'assessore, come preso dal... No, ma perché è vero, siamo assolutamente convinti di questo. Morendo una lingua non muore la grammatica, non muoiono le parole, muoiono sicuramente le storie delle persone che hanno convissuto con quella lingua. Muore un'identità, esatto, di gente che ha parlato e che ha utilizzato quella lingua. Sì, quindi sì. È questo il grande significato di quest'opera. Allora, prima di salutarci, ovviamente sentiremo ancora qualcosa da Vincenzo Macedone, anche perché ci sono altri ospiti, però con Manlio Patriarca, io dicevo 500 copie mi sembrano poche, perché tutti i montoriesi, gli appassionati come me che magari ne vorrebbero entrare in possesso, insomma è un lavoro importante, quindi e intanto dove si può trovare? Chi lo volesse avere? Ecco, stiamo pensando, come dicevo all'inizio, dove lo può acquistare? Allora lo metteremo in vendita attraverso la nostra biblioteca comunale, sì, ad un prezzo che sarà inferiore a quello di costo proprio vivo per la stampa. E a quanto lo venderete? E lo venderemo, guardi, il prezzo ancora non l'abbiamo fissato, probabilmente sarà di 15 euro, che è inferiore comunque al prezzo di costo.
E aspettiamo già però di... peso non va bene aspettiamo pesa di compiere più di 15 euro. Una delibera che possa insomma poi portare tutte le informazioni necessarie. Se mi permetti di dare un'ultimissima ulteriore dimostrazione della importanza di quest'opera. Anche sabato se ne è parlato, ci sono lingue cosiddette minoritarie che sono oggetto di studi attualmente, addirittura ci sono progetti che prevedono la conservazione attraverso dei file multimediali, digitali, proprio per far sì che vengano preservate nel tempo. Lingue che hanno un'assoluta dignità, che constano di appena 500-600 lemmi, per arrivare alle più complesse che arrivano a 4-5.000. La nostra, il montoriese, supera i 20.000 vocaboli. O avete barato oppure 20.270. A significare la ricchezza straordinaria di questa nostra lingua. E quindi questo è giusto dirlo ancora una volta per rendere in particolare merito e onore al lavoro di Maglio. Bene, allora chiudiamo in bellezza con la vostra presenza qui a Quattro Giorni con Vincenzo Macedono. Una bella poesia del maestro Patriarca. Allora, queste scritte dal maestro Patriarca in montoriese, ovviamente. Rigorosamente in vernacolo montoriese, è una che mi sta particolarmente a cuore perché parla della processione di Carnevale Morto. Eccolo là, andiamo. La processione di Carnevale Morto. Ah, in usanza de Mandurie, dopo belle magnaturie, quando tutta sa saziate, a falud ma sparate. La sora appressa a Carnevale, più se si sente male, che non sanno che impressione, tembruvese una processione. Ci va nenze una persona che temmene non bastano, due penne non baccalà, che gli va di qua e di là. Vai appresso di cartille, li corone e li fratille, che la tona che cappucce che sta fatta da Carluccio. Lo carrite va la banda e te sono tutta quanta marciafone, brasulenne, de vesselle o di Chopin. Stose su un carrettone, diciamo asse un guaione, che in berete farmi sta, Carnevale morte fa. Allo morto tutto attorno, che per quando te cotorna, sta cemite che imbermire, che martille soche e cire. Chiude la processione, senza voi consolazione, vinde vadeve che se stracce mentre strille, tracce e facce. Dalla piazza piona zappa, che in cicapa è piena ciappa, lo corteo pie passe, lo cammezza allo fracasse. Vosse, stratte e sgumetate, lo nusdinghe na zambate, na detate, mo se nucchie, na trabotta lo genucchie, ne fa niente che gli dole, pensa perde una parola della satera mondana, che nicino s'allontana. A sa morte Carnevale, ci sta buono e ci sta male, c'è una pezzichetta l'uveglione, pizzica mala processione. Sta strofatte, ve cantate, prima della l'angominciate, dal cundali fattarille, chi li brutte e chi li bille. Quella lo che ne ha ballate, non, aiete mascarate, quella ha fatto coppia fisse, ma li corna e gliela misse. Piano va la processione, va cantando la canzone, all'itepe che ha strafatte e a quello mezze matte, allo serrano che ha ballate e allo fasse che ha pagate, alla moglie che ha danzate e lo marete annazzicate. Alla dama tanta bella che per farla reginella, lo cavaliere s'ambignate, lo guadagna ed annate. Alla zetella che c'haiete per trovarci lo marete, a tutte quelle fidanzate che c'apiro le teghete. All'umarete che per la bella ha già provato la cianella, all'usceme che ha ballato con un maschio e mascarate, ogni strofa è una resata, battemene e pungicate, uno sguardo lo vicino se si vuota lo mischene, tra resate, strille e lazze, s'armenava lo la piazza, se ne arva tutte contente arcamenne li convinte, ma che cinema, che teatro, chi sta a erre le gran serate, quante me la televisione ha fatte mie della processione, l'upaose care figlie, a erre tutta una famiglia. Non ci sta niente da fare, calla era la felicità. Bravo Vincenzo e complimenti a Maglio Patriarca, complimenti davvero, anche commosso Maglio Patriarca, ma è davvero bella questa poesia. Allora, io ringrazio gli amici di Montorio Alvomano per averci portato questo bel lavoro di Maglio Patriarca, il dizionario del montoriese, lessico e morfologia, davvero un gran lavoro. Vi invito ad uscire, grazie all'assessore del Comune di Montorio alla Cultura, Donato Di Gabriele, grazie davvero, grazie a Maglio Patriarca, l'autore di questo dizionario, complimenti ancora e complimenti a Vincenzo Macedono, grazie. Prego, sul divano. Allora, si accomoda Vagna della Vigna, intanto andiamo a preparare anche l'altro, l'altro ospite, tra un po' entrerà. Allora, io scherzando ho detto
prima della presenza dell'esperto proprio in terremoti, posso dire così, sì, no? Sì, uno dei più grandi scienziati, è un sismologo. Che l'ha portato proprio lei, cioè per le tesi, sì, diciamo. Ovviamente gliel'ho chiesto, sì. E lui ha consentito di venire anche gratuitamente e quindi senza chiedermi nulla, neppure le spese del viaggio, e proprio per amore della verità, di poter dire quella che secondo lui e secondo noi è la verità dei fatti. Allora, quindi, posso far entrare intanto l'altro ospite? Si tratta di Maurizio Verna, consigliere comunale del Partito Democratico. Si può sedersi anche sul divano, anche Maurizio Verna. Benvenuto. Con lui parleremo del contratto di quartiere della Cona, lo dovevamo fare già un paio di settimane fa, poi però c'era consiglio comunale. Consiglio insomma, comunale, sì. È vero, non si è combinato, ma non solo di quello, ovviamente. Restiamo a questo punto di partenza. Allora, perché lei ha ritenuto di chiamare l'esperto Kossobokov? Allora, innanzitutto perché alla Commissione Grandi Rischi, per il terremoto. Contro la Commissione Grandi Rischi, sì. Che si riunì all'Aquila, come abbiamo detto più volte, sì. Il 31 marzo 2009, e che secondo noi tranquillizzò talmente tanto gli aquilani o comunque gli studenti, coloro che decisero poi coscientemente di restare dentro le loro case e di non uscire più come era solito fare nei mesi precedenti. Avvocato, posso dire una cosa che mi sembra importante? Ho letto le cose che sono successe quando c'è stata la testimonianza del professore Russo. Lui contesta particolarmente il fatto che alcuni tecnici, questi espertoni, alcuni scienziati assolutamente di assoluta rilevanza, che hanno preso parte alla Commissione Grandi Rischi, che dicevano se si dissipa l'energia, se si scarica, è meglio. Dice che dal punto di vista scientifico questa frase non ha valore. È vero? Mi ha colpito, perché anche io pensavo, da ignorante, dice magari si scarica un po' alla volta. E poi è stato invece anche... L'ha negata subito questa cosa lui. Dice che non ha alcun fondamento, e soprattutto in quel momento all'Aquila l'energia non era stata comunque scaricata, perché poi lo scarico, se vogliamo parlare in termini ovviamente non scientifici, lo scarico di energia si è avuto poi purtroppo alle 3.32. E anzi, se guardiamo... Del 6 aprile 2009. Quindi se infatti noi guardiamo a livello... il grafico che poi è stato pubblicato anche dallo stesso NGV, da Boschi e da altri che hanno, guardiamo il grafico di tutto lo sciame sismico, vediamo come l'energia stava aumentando di volta in volta, perché lo sciame portava sempre a terremoti di più forte intensità. Però posso dire, avvocato, non per fare l'avvocato del diavolo, però è chiaro, tra virgolette, parliamo sempre di scienziati, può essere facile parlare dopo che l'evento c'è stato. Lui cosa avrebbe consigliato di fare? Dice, la valutazione del rischio, il rischio in materia, adesso ho imparato anch'io queste cose, grazie a loro, ai consulenti, grazie a questo processo. Come si valuta un rischio? Il rischio si valuta tenendo conto di determinati fattori. Parlo del rischio in materia della medicina, ma anche nel rischio sismico. Allora, innanzitutto, in quale zona ci troviamo? Ci troviamo all'Aquila, che è una zona altamente sismica, che ha una sua storia, perché la storia è fondamentale, anche per farci capire che l'Aquila era stata già, in diversi momenti della storia, distrutta completamente. E quindi probabilmente già questo bastava a far capire che sciame sismico, zona altamente sismica, zona dove c'erano degli edifici. Ma cosa si sarebbe dovuto fare, secondo lo scienziato russo? Dare un'allerta, cioè comunque tutti quelli che sono venuti, e anche un altro mio consulente italiano. Tipo, ci potrebbe essere una scossa forte, regolatevi di conseguenza. Regolatevi, o comunque predisponete, poi dovevano essere la protezione civile a dare le indicazioni su uno stato che non doveva essere un allarme, perché l'allarme porta al panico, porta a spaventare la popolazione, invece era l'allerta. L'allerta, cioè... dire, ecco, regolatevi voi, purtroppo noi non siamo in grado. Non possiamo dire non ci sarà né una scossa né ci sarà forte. Anche perché allo stato dei fatti è impossibile prevedere il terremoto. Poi è un po' quello che la saggezza dovrebbe ispirare. Era la saggezza popolare, era la saggezza dei miei nonni, dei miei bisnonni, di coloro che come lei, come tanti altri aquilani, sapevano, perché erano pronti ad uscire. Purtroppo quella notte molti non sono usciti. Allora, ci fermiamo qua perché siamo arrivati ad un'altra interruzione pubblicitaria, andiamo a consumarla e poi torniamo di nuovo insieme. Allora, rientriamo adesso cambiando argomento, ma poi torniamo
ovviamente l'avvocato Vagna Della Vigna, però sentiamo anche Maurizio Verna. Avremmo dovuto parlare l'altra volta del contratto di quartiere della Cona, che non è partito, giusto? Non parte. Non parte. E voi vi interrogate sul perché. No, dopo, e accusate di questo l'amministrazione comunale, credo. Anni, dopo 8 anni, a giorni facciamo 8 anni dell'approvazione del Consiglio Comunale di un progetto che poi ha portato al finanziamento per 5 milioni di euro per un quartiere che oggi è molto in mente, ma penso di non sbagliarmi, l'unico quartiere di Teramo che non ha una piazza, uno spazio pubblico. Il quartiere della Cona non c'ha uno spazio pubblico. Non si può definire una piazza quella davanti alla chiesa perché no, è piccolissimo. Vabbè, parliamo della chiesa nuova. Quella della chiesa nuova, sto chiesa dicendo. Chiesa nuova sta anche sopra, diciamo. Sì, però non è una piazza. Non è una piazza. Lì appunto fu approvato questo progetto 5 anni fa, fu ottenuto un finanziamento di 5 milioni di euro e dal 2005, momento dell'approvazione del finanziamento, varie interrogazioni in consiglio comunale. Sì, siamo pronti. Ecco, a me quando mi dicono siamo pronti mi inizio a preoccupare, perché cioè, quando, soprattutto quando mi dicono siamo pronti o stiamo studiando, allora siamo sicuri che proprio siamo a zero. E non parte. Non parte. Posso dire una cosa, Verna, una battuta, perché mi ricordo che l'altra volta, non molto tempo fa, voi faceste una sorta di conferenza stampa compleanno. Sì. Davanti alla scuola di Villa Vomano. C'era la neve ancora, sì, no? Sì, era di Villa Vomano, quella di Villa Vomano. Dopo un po' c'è stata la conferenza stampa di Giorgio Di Giovan Giacomo, sì, l'assessore, e quindi i lavori ripartono. Ripartono, ma non vengono finiti. Speriamo, no, speriamo che porti bene questa dichiarazione pubblica qui a 4 giorni. Ma magari verrei ogni giorno a fare una dichiarazione pubblica a questo punto, perché c'è un elenco lungo. Ma perché non partono i lavori del contratto di quartiere? Non partono perché, allora, lì diciamo i lavori erano tra pubblico e privato. La parte privata 3 milioni di euro, la parte pubblica 2 milioni di euro. I 2 milioni di euro sono utilizzati in parte per percorsi per gli studenti lungo fiume e la realizzazione della piazza nella ex fornace della Cona attuale, che sappiamo, e con gli altri 3 milioni di euro nella parte riferita al privato per fare edilizia convenzionata per giovani coppie, ma comunque anche per altre opere di urbanizzazione collaterali poi, sì, agli edifici. Quindi sicuramente un miglioramento di qualità della vita di quel quartiere. La questione più importante è la fornace. La fornace, la prima operazione da fare erano gli espropri. Gli espropri non partono perché, oltre ad avere la classica problematica degli espropri oggi, perché sono costosi pure. Sono costosi, però è stato individuato 1.100.000 euro la valutazione di quelle aree, l'amministrazione comunale. Non è che non bastano adesso, più? No, mi hanno riconfermato che la valutazione è giusta, per cui 1.100.000 euro. Il comune ha 900.000 euro da 600.000 euro da soldi all'interno del contratto di quartiere e 300.000 euro da parte del privato, mancherebbero 200.000 euro. Adesso può darsi che in 7-8 anni questa amministrazione non ha trovato 200.000 euro per arrivare a fare questo 1.100.000 euro per iniziare questi espropri, perché poi arriverebbero gli altri soldi per fare le opere di urbanizzazione e sbloccherebbe tutto quanto questo. Come mai? Questo è un dubbio che mi sto ponendo, che ci stiamo ponendo. Perché? Perché tra un anno e qualche mese scade il vincolo preordinato all'esproprio, perché i vincoli durano 5 anni e parte dall'agosto. Mi faccia capire, Verne, lei ha paura che non si voglia fare. Ecco, questo è il problema, ma lo vogliono fare questo contratto di quartiere? Cioè, perché troppo tempo sta passando, ci sono i soldi per la maggior parte. Ovviamente, se non bastano, sta alla politica a trovare questi soldi, non è che sta a me o al comitato di quartiere della Cona a trovare questi soldi. Cioè, per cui bisogna, vogliamo dare o no una risposta, e se non la stiamo dando, perché non la stiamo dando questa risposta? Io aggiungo a questa cosa che appunto tra un anno... A me sembra, non so se sembra anche a voi, è come se il consigliere Verna la risposta ce l'abbia, però non tra un dire. Anno se si può e dire, diciamo. Qualche mese, tra un anno e qualche mese scade il vincolo preordinato l'esproprio. Che significa? Per cui di conseguenza poi bisogna fare tutta la procedura dell'esproprio. E quindi magari rideterminare il prezzo dell'esproprio, giusto? No, ma a questo punto potrebbe anche l'amministrazione comunale decidere di non farla più, per esempio. Vabbè, ci lasciamo su questo interrogativo. Intanto ci sentiamo un brano musicale che ci proporrà ancora una volta Franco Pellegrini, che sta accordando ancora la sua chitarra, ma credo che ci siamo ormai, vero Franco? Allora, andiamo a sentire cosa ci proponi adesso? Noi di Mike Francis.
Prendiamo gli occhiali però, perché noi è facile a dire noi, poi bisogna leggere. Ecco, siamo pronti, vero? Ormai sono un tappo. Vai, prego. Scoprire un po' di magia d'improvviso in uno sguardo ancora, colori di nostalgia che confondono ogni tanto una parola. Vola un pensiero a farmi compagno, si ferma un poco prima di andar via. Incontri il sorriso tuo, sai abbandonare l'ultimo rancore. Ritorna un'immagine che si lascia appena appena carezzare. Viene il sereno dentro gli occhi e poi quel qualcosa fra di noi che ci ha voluto insieme, mano a mano, prendendoci per mano, mi trascina via con sé. Che sorpresa adesso che, mano a mano, pian piano, sembrava ormai lontano. Dopo un attimo dirai, dolcemente, siamo ancora noi. Mano a mano, prendendoci per mano, mi trascina via con sé. Che sorpresa adesso che, mano a mano, pian piano, sembrava ormai lontano. Dopo un attimo dirai, dolcemente, siamo ancora noi. Bravissimo Franco, ma Mike Francis non cantava in inglese? Sì, questo è l'unica canzone che ha fatto in italiano. È italiano. Sì. Benissimo, grazie a Franco Pellegrini. Allora, prima di affrontare nuovi argomenti con Maurizio Verri, intanto ci siamo lasciati con quell'interrogativo sibillino, torniamo al processo alla Commissione Grandi Rischi. Allora, va avanti regolarmente, sì? Sì, domani ci sarà la 17ª udienza. E, mi diceva durante la pubblicità che ha portato un altro testimone, consulente tecnico. Che è il professor, il vulcanologo dell'Università di Chieti, Francesco Stoppa, ed è stato anche determinante, io almeno penso che sarà determinante in questo processo la sua testimonianza. Visto che molti quotidiani nazionali, perché se ne occupano tutti, ovviamente la Commissione Grandi Rischi è composta da scienziati di fama nazionale e internazionale. Mi ricordo agli inizi titolarono non si può processare la scienza, qualcosa del genere, vero? Sì, perché l'indirizzo era quello, cioè molti hanno voluto dare questo falso messaggio anche ai media, quello cioè che all'Aquila c'erano dei procuratori o dei giudici pazzi che stavano processando la scienza, sì. Quasi che si volesse di nuovo rifare un processo a Galileo Galilei. Questo non è stato mai pensato, perché non si vuole dare assolutamente contro la scienza, anzi a maggior ragione utilizzando le conoscenze scientifiche forse si poteva dare una diversa valutazione del rischio e una diversa comunicazione alla popolazione. Cosa può succedere? Facciamo gli scenari, vabbè, se sono assolti, se lo sappiamo cosa succede, sono assolti. Sì. Se dovesse essere condannata la commissione, cioè i partecipanti alla commissione Grandi Rischi, cosa rischiano? Ci sono tre gradi comunque di giudizio. Vabbè, ovvio. Ma cosa rischiano?
Cosa rischiano? Rischiano la galera? No, questo purtroppo, cioè no, purtroppo no, in Italia non lo rischia più nessuno. Adesso l'è sfuggito un po' troppo, è vero, è che l'avvocato... un lapsus freudiano. Che noi nel sì, senso io che sono il conduttore dovrei essere... equidistante, sì, tra, sì, le parti, sì, no? E infatti, al di là di quello che penso intimamente, sì, però. Sì, no. No, quindi comunque, cosa rischierebbero questi, allora, scienziati? No, è omicidio comunque colposo, non è doloso. Sono reati che, è... Sì, però sono reati che sono omicidio colposo e lesioni colpose, mentre cioè, non è che hanno voluto, che comunque hanno determinato questa cosa, assolutamente. Ma credo... Volevo dire questo. Noi abbiamo avuto come teste dell'accusa anche Bertolaso, è venuto Bertolaso. E... è stato positivo questo, perché è venuto e ha... Sì, ha detto, sì, la sua, ha detto giusto? La sua, ovviamente, ed è stato sentito con tutte le garanzie del caso, perché Bertolaso è, cioè, indagato per omicidio colposo, quasi una cooperazione colposa con la commissione Grandi Rischi. L'intercettazione, beh, l'intercettazione quella di Bertolaso non è bellissima, quello è che dice lì non è bellissimo, anche perché, sì, capire molte cose, questo lo possiamo dire, ripeto, non sono un giudice e credo che quella può essere usata nel allora, processo. Non è stato, non è entrata nel nostro processo quell'intercettazione, tuttavia sono state tuttavia il procuratore ha chiesto di poter far entrare come elemento di prova un'altra intervista che subito dopo che è stata resa nota l'intercettazione telefonica ha rilasciato l'intervista, mi pare alla 7, rilasciata dallo stesso Bertolaso, dove si esprimeva anche nei confronti della Commissione Grandi Rischi. Questo per quanto riguarda il nostro processo contro la Commissione Grandi Rischi. Probabilmente, se il procuratore ravviserà elementi di reato, forse ci sarà un processo contro la Commissione Grandi Rischi bis. Sì, perché lì, insomma, quella dichiarazione, faremo un'azione mediatica, non era proprio bella. Il problema, sa che cos'è? Che quando io ho riascoltato quelle parole, io sono rimasta veramente sconcertata, perché erano le stesse che i miei assistiti mi avevano riportato avendolo ascoltato in televisione oppure, sì, alla, sì, radio, oppure avendo letto poi, sul giornale, credo... direttamente da coloro che erano i portavoci della Commissione Grandi Rischi. Ed è strano, sì, cioè dire per esempio questo fenomeno, questo sciame sismico è un fenomeno normale. Cosa significa che è normale se c'è uno sciame sismico? No, ma io adesso non vorrei ricordare male, ma mi sembra che Bertolaso lì in quella telefonata... diceva all'allora assessore alla protezione, sì, civile, la Stati, sì, mi è sembrato che lì dicesse queste persone verranno a dire questo, sì, sì, come diceva questo, indossinate, sì, no? Sì. Beh, no, sì, vabbè, tanto adesso, bello non è, insomma, beh, dai, no, questa è la sensazione che da chi ovviamente la magari questa è la nostra opinione, voglio dire, lui, sì, sì, ovviamente con lo spirito questo, evidentemente lo spirito giustificato, ha detto che non era questo lo spirito della protezione civile, credo, e di Bertolaso era quello di rassicurare per non far succedere, ovviamente loro non pensavano, non volevano uccidere le persone, questo è ovvio. Questo infatti però, non è doloso, il reato contestato non è doloso, è colposo. Però se non si può prevedere un terremoto, non si può neanche prevedere che non ci sarà. Beh, io credo che sì, ruota tutto... C'è un docente universitario, che è uno dei fondatori del Politecnico di Milano, che è morto qualche mese fa, il professor Grandori, che subito dopo il terremoto dell'Aquila ha scritto un opuscolo e poi me ne ha fatto anche dono tramite posta quest'estate, e mi ha detto: io sono troppo anziano per venire a testimoniare, perché io ovviamente, avendo, sì, chiesto al russo, l'avevo chiesto anche a lui se volesse venire a, sì, testimoniare, e lui mi ha detto: io sono troppo anziano, era ultra novantenne ma molto lucido, e aveva scritto proprio questo: allerta sì, ma allerta no, cioè non si può escludere il verificarsi di un evento. Maurizio Verna, tocchiamo uno dei punti prima di andare in pubblicità, un minuto. Allora, l'accesso alla zona artigianale di Villa Pavone, lì c'è un passaggio a livello birichino, diciamo. Sì, sono tre, anzi quattro, perché c'è un altro più piccolino in mezzo che non si vede. Lì c'è questo problema. Uno, però quello vicino al semaforo, quello sì, è tremendo. È quasi una trappola, qualche volta. Spesso succedono incidenti, nel senso che le barre rimangono aperte oppure si chiudono con dei mezzi sotto, insomma, per fortuna sempre. Anche perché è molto trafficato, diciamo pure questo. Ci mancherebbe, anche perché la zona è importante, sì, poi la zona artigianale della città. Ma poi è l'uscita della Teramomare. Teramomare esce lì, la zona artigianale, insomma, poi molti, cioè, Villa Pavone, che è sempre un paese.
di questo comune, ma voi proponete qualcosa? Se ne parla, no, noi proponiamo che bisogna risolvere quanto prima, e quando prima noi l'abbiamo detto da anni, non da mesi, e ogni volta che dicevamo una cosa, ma voi qua, ma voi là, tutto pronto, pure quello, tutto pronto, cioè tutto pronto e qua non si risolve nulla. Così, dai, no, ma veramente, in consiglio comunale, tutto pronto, adesso ma facciamo qua, facciamo là. E poi invece, no, ma anche altri tipo consiglieri comunali, provinciali, parli tu, vabbè, ma stiamo parlando un problema, perché qua è tutto pronto. Tu prima stiamo parlando del 2007, 2008. Ma lì che ci sarà una rotonda? Ha previsto il comune? Allora, no, lì di previsione non c'è nulla, perché c'era inizialmente un'idea condivisibile, infatti l'abbiamo anche appoggiata anche noi, perché ci sembra condivisibile, cioè raddoppiare la bretella che sale dall'autostrada verso la chiesa. Verso lì, la chiesa di Carteggio. Raddoppiarla a scendere. E lì effettivamente poteva essere una soluzione buona, fare una rotonda sotto al ponte della ferrovia, per cui lì dove c'è lo svincolo attuale, farci una rotonda anche lì, in modo tale da permettere sia l'accesso sopra che l'uscita dalla zona artigiana. Questo non è stato possibile perché per uno dei vari cavilli burocratici che ci stanno in Italia, e cioè che quello svincolo è di proprietà dell'ANAS nazionale. Se fosse stata dell'ANAS regionale, l'ANAS regionale avrebbe dato autorizzazione a farci un'entrata e un'uscita, a differenza dell'uscita che c'è solamente oggi a salire. Invece l'ANAS nazionale non l'ha avuto concedere questa possibilità, ci sarebbe dovuto essere un intervento direttamente del Presidente del Consiglio dei Ministri. Quindi su questa lì, cosa. Ci vorrebbe un'uscita, quella che sale verso la Chiesa anche di Carteggio, scendere, anche per cui raddoppiarla, scenderla, bypassi la ferrovia. Sì, è vero, passi sotto la ferrovia. Sotto la ferrovia, poi una rotonda, ti colleghi dove ti parla. E risale a Viale Crispi. Via Crispi, dove vai, oppure l'autostrada, vai di parte. E lì sarebbe dovuto essere un intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri. Quando ne parlavamo era un altro Presidente del Consiglio dei Ministri, e ovviamente non pensava sicuramente ai propri cittadini di Carteggio o di Villa Pavona, insomma. Ma perché no? Aveva altri tipi di problemi, diciamo. Ecco, se possiamo, altri interessi. Altri interessi, diciamo. Non solamente politici, ecco, diciamo. Per cui poi io non devo fare l'avvocato del diavolo, ma mi pare che su quel divano rosso voi siate abbastanza d'accordo. Sì, siamo abbastanza d'accordo. Divano rosso. Praticamente niente, adesso credo che la questione si sia fermata, perché anche l'amministrazione comunale si è reso conto che non si può andare avanti in quella direzione. Hanno chiesto un impegno alle ferrovie per fare un sottopassaggio, che lì o passi sotto o passi sopra la ferrovia, a questo punto, certo. Con l'impegno da parte della ferrovia di chiudere tutti i passaggi a livello, perché anche per loro è un problema avere quattro passaggi a livello nel giro di qualche centinaio di metri, chiudere tutti quanti e fare o sotto o sopra. Si sta pensando a un tunnel sotto, però per farlo ci vogliono 2 milioni di euro. Eccola. E la ferrovia, le ferrovie però ne noi tunnel mette non portano molto sotto. Bene. Non portano bene i tunnel. Il lotto zero, voglio dire. Al di là che sia una bella opera che funzioni dopo 20 anni, però qualche problema l'ha portato, no? Lo scavare in galleria. Volevo dire, per chiudere questa questione, che la ferrovia mi mette 1 milione di euro adesso. Ci vuole 1 milione di euro, non è che li trovi per strada. No. Ecco, però in questo scenario, io mi sto immaginando diversi scenari, ho fatto anche alcune proposte. Ci sono i famosi fondi FAS, che forse sono arrivati, se ne parlano da diversi anni, di 4 milioni di euro per sistemare il corso. Ma di quei 4 milioni di euro non possiamo prendere 1 milione di euro e metterlo lì? Oppure, ipotesi numero 2, vabbè, se ne fa un pezzo un po' più piccolo a questo punto, vabbè. Non è che bisogna farlo tutto quanto. E anche se poi parliamo tra gli architetti e sappiamo che questo non è tanto possibile, però adesso facciamo ipotesi da questa parte, diciamo, cerchiamo di risolvere più cose possibili. Oppure l'altra seconda ipotesi, come abbiamo votato una classe dirigente 2 anni e mezzo fa questa città in massa, per dire questa città ha detto a questa classe dirigente andate in regione anche per fare gli interessi di questa città, che iniziassero a dare i frutti questa classe dirigente per questa città. E cioè i frutti, il mandato dai cittadini è stato proprio quello, di cercare di risolvere quei problemi lì, per cui che dessero un segnale in questa direzione, perché ovviamente al Comune di Tero 1 milione di euro è moltissimo, alla Regione Abruzzo non credo che sia moltissimo, per cui se qualcuno c'è battesse un colpo, diciamo. Vabbè, allora intanto adesso facciamo battere un colpo alla pubblicità, perché siamo arrivati, anche ci siamo allungati un pochino, andiamo in pubblicità e poi torniamo insieme.
E la trasmissione parallela c'è anche a 4 giorni, si parlava addirittura di veline. Vabbè, ma è difficile arrivarci. Però facciamo entrare un nuovo ospite, se siete d'accordo, voi del Divano Rosso. D'accordissimo, d'accordissimo. Allora, facciamo entrare Sandro Mariani, che è assessore comunale a Campri, e guarda caso anche lui del PD però. Come sembra no? Quasi... È il vice segretario provinciale. È il vice segretario provinciale. Sandro, buonasera. Ciao. Prego, prego, qui vicino a me Sandro Mariani. Ma... L'iniziativa di invitare Sandro Mariani, che è venuta a me ovviamente, come tutti gli ospiti che sono qui. E noi ringraziamo. Sì, no, no, non lo dico per quello, nel senso che non c'è chissà quale disegno dietro. Però nel caso di Sandro Mariani, il disegno è questo, che ho letto proprio sul giornale, un suo intervento, una sua iniziativa. Stufo di vedere le violenze sui cani. O di veder sparire, credo, dei cani. Adesso lo raccanterà lui. Ha detto: io metto una taglia e caccio 100 euro di tasca mia e voglio darli a chi denuncia, no? L'eventuale malvivente, insomma, colui che fa violenza agli animali, ai cani o agli animali in genere. Sì. È così. Raccontiamo da cosa nasce. Sì, nasce da un lavoro che da quando sono stato eletto nel mio comune sto portando avanti, nella lotta contro il randagismo, con una piaga sociale. Chi ha fatto l'amministratore come Maurizio sa di che cosa parlo, insomma, è uno dei problemi maggiori che un amministratore oggi deve vivere e con cui deve convivere. Io dico sempre che... Ma lei ha la delega... Alla sanità, alla sanità animale in questo caso, che in genere c'è il sindaco a Campri, visto anche le mie competenze, il sindaco le ha delegate a me. E abbiamo iniziato un percorso con l'ASL, con l'associazione di volontariato che ci sono sul territorio, per cercare appunto di reprimere questo fenomeno e di trovare delle soluzioni. Nell'ultimo periodo, dopo che abbiamo fatto una giornata in collaborazione con la ASL di microcippazione gratuita, sì, che è tra l'altro obbligatoria a tutti i cittadini del mio comune, abbiamo fatto un'ordinanza che ho pubblicato con un 70-100 in tutto il territorio, abbiamo fatto tante altre iniziative. Alla fine il gesto disperato, provocatorio che ho fatto è proprio quello di mettere una taglia di tasca mia, visti le esigue risorse che hanno i bilanci comunali. Perché è facile a dire: se no metto una taglia e paga qualcun altro. No, metto una taglia e pago io. Pago io perché ci credo. Ma perché a Campri è successo qualcosa di particolare? Cioè sono scomparsi i cani, credo. Nell'ultimo periodo ho avuto un incremento di abbandoni notevole, 15 cuccioli soltanto nell'ultimo mese. Cioè abbandoni che avete ritrovato o proprio scomparsi uccisi? Che abbiamo ritrovato. Ah, cioè, che avete ritrovato. Abbandonati, che tra l'altro creano problemi igienico-sanitari, problemi per la sicurezza stradale. Ne sono stati abbandonati 4 una settimana fa sulla provinciale, mettendo a rischio appunto tutti coloro che transitavano su quella strada. Certo, perché per evitarli siamo dovuti intervenire, perché veramente hanno rischiato di brutto. C'è stato il pericolo appunto che scatenasse un incidente. Quindi è, come dire, operativa questa iniziativa della taglia? Come no? È operativa, sì. Anche perché è penale, abbandonare un cane ha una rilevanza penale, per chi non lo sappia. Di conseguenza chiunque collabora, dando dati certi, io sono disposto a ricompensarlo di tasca mia, perché voglio mandare un messaggio forte. Un messaggio forte perché dico sempre che quando un cittadino, uno straniero arriva in una città, in un paese, vede il livello culturale della popolazione e dell'amministrazione, dagli spazi verdi e dai cani randaggi. Sono i due segnali che secondo me qualcuno che viene da fuori nota andando in un paese. Quindi voglio dare anche una veste nuova. È anche facile notare, perché spesso i cani randaggi sono negli spazi verdi e quindi trova tutto. Purtroppo sì. Trova molti spazi verdi e molti cani randaggi, magari va bene da un lato, per gli spazi verdi non va bene dall'altro. Noi abbiamo appunto, come detto, messo in campo una serie di iniziative, ci sono state delle azioni repressive anche, abbiamo multato dei privati cittadini che non avevano microcippato il proprio animale, come previsto dalla legge. Cani e gatti vanno microcippati? Solo cani. Solo cani. La legge dice solo cani. E adesso cominceremo dei controlli a tappeto sul territorio con l'aiuto delle guardie zoofile neocostituite, da poco nella nostra provincia, sono provinciali. Cominceremo con loro, con l'aiuto dei vigili urbani, a fare dei controlli perché appunto pensiamo che questa sia la direzione giusta da seguire, e chiedo una collaborazione ai comuni limitrofi, perché capite che se io agisco nel mio comune e nei comuni limitrofi non avviene la stessa azione, non c'è lo stesso interesse, sono nomadi i randaggi, certo. C'è una migrazione, quando si toglie da un cane un territorio subito viene occupato da un altro, quindi c'è anche una spiegazione etologica dietro questo.
Quindi chiedo una collaborazione anche, sì, anche dei comuni vicini e degli amministratori limitrofi al mio. Ovviamente non vorrei che tutto questo si possa ripercuotere su Biancone, che è al centro di Piazza Marchi. Non so se voi lo conoscete, come no, come no. Sandro Biancone sicuramente, l'istituzione. Non so l'avvocato Vani della Vigna, no. E questo pastore abruzzese che abita a Piazza Marchi della Libertà. Ah, è il padrone assoluto, padrone. Placidissimo, buonissimo, un gran bel cane, è un abruzzese grande, bello, bianco. Ed è sempre lì, la sera, è come un... Come i pensionati, voglio dire, che stanno spesso a Piazza Martiri al sole o poi al, oppure al fresco quando è bella stagione, Biancone è lì insieme a loro. Davvero. Quindi una deroga per Biancone la dobbiamo fare. Sì, 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 Biancone. Allora, Verna, torniamo invece al... Abbiamo detto l'accesso alla zona qui artigianale. Sì. Ci spostiamo di pochissimo perché Verna vuole dire la sua anche sulla Gammarana. Perché la Gammarana che... La Gammarana, che c'è che siamo lo svingolo famoso. Siamo qui, eh? Siamo qua, qui dietro praticamente, siamo in questo svingolo famosissimo ormai. Lo svingolo dell'80. Dell'80, perché questo adesso con l'80 fino a Porto Romana il traffico in città è migliorato, diciamo, questo bisogna dirlo assolutamente, con tutta questa parte. Attenzione, di, questo lo dico soprattutto al sindaco Brucchi e agli assessori, quando Maurizio Verna fa... Anche tra le righe, un piccolo complimento all'amministrazione. No, vabbè, mettete il circoletto rosso perché va segnalato. Vabbè, complimento all'amministrazione, nel senso che. Verna, cosa è successo? Cosa è che è migliorato? È migliorato il traffico in città grazie all'apertura dell'80. Ah, l'apertura dell'80 è un'opera dell'ANAS, soprattutto. Mi sento di dirlo anch'io. Ovviamente è stato aperto in questo periodo qui, poteva essere aperto anche in altri. Sì. Periodi. E lasciamo stare che ci abbiamo messo 22 anni. Dico, ci abbiamo messo 22 anni, però io voglio aprire una piccola parentesi, la voglio chiudere subito. Che tutti criticano la politica su questa storia, però io l'ho vissuto personalmente andando di frequente negli uffici di Asparago Spartaco a Roma, illo tempore, perché tutti si dimenticano che in questo lavoro sono fallite tre ditte almeno, insomma. Quindi non è la politica ha fatto dei ritardi, o non è che un sindaco sia più bravo dell'altro, perché poi prima o poi sto mezzo l'80 bisognava aprirlo, no? Perché siamo a parlare di mezzo l'80. E prima o poi succedeva che un sindaco ci capitava, no? Mezzo no, però ci manca il pezzo per arrivare alla coda. Altrettanto, diciamo, quasi altrettanto come distanza. Altri 20 anni. Sono altri 2 chilometri e passo dal... Sì, sono abbastanza lungo. Alzo le mani. Abbastanza no, speriamo prima perché dicono il prossimo anno. Io invito sempre il sindaco a non dire mai quando si apre, fanno le opere pubbliche perché sbaglia sempre, per cui è meglio che non lo dica. Lui la sera prima che sa che si apre ci fa un sms e tutti quanti, cioè, la mattina vediamoci lì che si dovrebbe però aprire l'ottobre. Però il sindaco sulla decappottabile? Sulla decappottabile è stato favoloso. Allora, è migliorato il traffico. È migliorato il traffico, poteva essere ancora migliore, e potrebbe essere ancora migliore, e deve essere ancora migliore, con l'apertura dello svincolo della Gammarana, perché questo... alleggerirà ancora di più il traffico su Via dei Crispi e via Po, perché questo appunto permetterà a chi viene da quella parte di entrare direttamente qui senza passare dalla Ma parte. L'amministrazione appoggerà o seguirà la proposta poi modificata, anche quella del comitato dell'associazione quartiere Gammarana? Noi speriamo, cioè, tornerà sui suoi passi? Sì, speriamo, si pare che la strada sia quella. Dopo che per anni a questo punto, perché proprio da questo divano rosso, proprio da questo divano rosso c'eravamo io e l'ingegner Marcozzi, qui dall'altra parte c'era parte dell'amministrazione comunale che difendeva quella scelta. Giustamente non sul divano rosso l'amministrazione comunale. No, forse era anche un divano. Forse era anche un divano. Qualche anno fa avevate due divani. Può darsi. Ricontrolliamo le immagini. noi appunto, appena uscì questa storia, cioè nell'ottobre del 2009 che furono bloccati questi lavori, mi ricordo l'amministrazione comunale, no, pure là tutto a posto, andiamo avanti, tutto a posto, tutto andiamo avanti, hanno perso 3 volte, prima 2 volte al TAR, una volta al Consiglio di Stato, per cui adesso hanno capito che perdono 3 volte, non possono perdere la quarta, la quinta volta, stanno valutando, anche perché il comitato ha trovato... sono delle novità, cioè anche delle aree pubbliche, le proprietà comunali nelle vicinanze che possono essere interessate a questo svincolo. Lì purtroppo i lavori sono iniziati anche in parte, c'è l'impresa che ha chiesto più di 100.000 euro di danni per il fermo dei lavori, i privati ai quali sono stati occupati in un modo anche a questo punto illegittimo, perché ci sono più sentenze che dicono queste cose, hanno chiesto 600.000 euro di danni, ci ha parlato già di 700.000 euro,
Per cui l'amministrazione può dire sì, i privati possono chiedere tutti i danni che vogliono, tanto quelli le hanno chiesto, poi vediamo che va a finire. Insomma, cioè, può darsi che, io lo dico sempre in Consiglio Comunale, gli unici soldi sicuri che sono arrivati a Teramo negli ultimi 10 anni dalla Regione Abruzzo, e qui mi ricollego al fatto di prima, sono anche i 4 milioni di euro della rotonda di Via Po, diciamo, oltre quelli, i 2 milioni e 600 mila euro arrivati per quello svingo, sono gli unici soldi arrivati in 10 anni dalla Regione Abruzzo. Lasciamo perdere il contratto di quartiere anche, che stanno lì fermi e i soldi non vengono utilizzati. L'abbiamo detto prima. Come se fossimo specializzati in questa città a prendere i soldi e poi non utilizzarli, però abbiamo questa specializzazione. Insomma, poi Sandro fa l'amministratore, sa, quando parliamo anche di qualche decina di migliaia di euro, quanto questo è importante oggi avere dentro le casse. Giocate comunali in casa, perché siete tutti e due il PD, io non è che posso fare la parte, ovviamente, perché sono equidistante. Per dire, abbiamo il piacere di avere qualcuno del PDL, non abbiamo problemi. Sì, sì, vabbè, ma poi verranno poi a replicare. Stanno 14.000 in provincia, qualcuno potrebbe passare proprio ogni tanto, no? Sì, sì. 14.000 ci no, ma passano ogni tanto. Alcuni pure a Campi, mi pare che stavano iscritti col PDL, però sulle liste poi non so erano vabbè, lasciamo stare. Allora insomma lo svincolo ma qui però ancora non si vede nulla su questo. No, infatti vogliamo sapere. Questa è la noi domanda adesso, ecco, per chiudere questa storia, ecco, poi c'è torniamo giovedì, l'avvocato della c'è giovedì le interrogazioni, io chiederò queste cose, sia il contratto di quartiere, sia lo svincolo della zona artigianale e sia lo svincolo della gamma rapa, per sapere. Io ormai ogni mese faccio queste interrogazioni, dopo le prime rassicuranti risposte di 7-8 mesi fa, le risposte che mi arrivano man mano sono sempre più pessimistiche, per cui diciamo vediamo domani poi domani che ci dicono. Va bene. Allora, avvocato Della Vigna, sì, abbiamo detto del processo alla Commissione Grandi Rischi, l'altro processo? La Casa dello Studente? No, è andato avanti, abbiamo avuto la professoressa Mulas, che è il perito incaricato dal giudice, ha esposto con chiarezza la sua perizia, a questo punto l'incidente probatorio è chiuso, abbiamo la prossima udienza ad aprile, dove già alcuni avvocati hanno preannunciato di chiedere il rito abbreviato. Probabilmente tutti forse chiederanno il rito abbreviato, alcuni il rito abbreviato, quello rito abbreviato, altri forse il rito abbreviato condizionato. Che significa per lei questo fatto che rappresenta? Si rappresenta, innanzitutto è una possibilità che la legge permette, il nostro codice di procedura penale permette all'imputato, cioè di, anziché andare al dibattimento che e quindi poi quello svolgere... Che è successo a Parolisi, ieri per Parolisi. Il processo Parolisi. Sì, e quindi anziché chiede andare al processo, al dibattimento, nel caso in cui ci sia rinvio a giudizio da parte del giudice, e quindi andare al dibattimento, l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato con uno sconto, diciamo, detto così in maniera non proprio professionale, di un terzo della pena. Il giudizio abbreviato cosiddetto normale, così. L'altro invece è condizionato, cioè deve accettarlo il giudice, nel senso che l'imputato chiede il giudizio abbreviato ma condizionandolo ad altre prove, all'acquisizione di alcune prove. In tal caso è il giudice che può concederlo o meno, il giudizio abbreviato condizionato. Allora, il giudizio abbreviato ci permetterà di avere una, diciamo, una definizione di questa fase procedimentale in termini brevi, perché comunque il dibattimento comporta un tempo più dilatato. Sì. Tuttavia, noi come parte civile avremmo preferito il dibattimento per portare i nostri testi, per portare altri consulenti e per far emergere tutta la verità dei fatti. Comunque siamo anche disponibili ad accettare questo rito del giudizio abbreviato, perché il nostro interesse è quello di capire anche qui come sono avvenuti gli eventi e quali sono, se ci sono, per noi ci sono, delle grosse responsabilità da parte degli imputati. Bene, grazie, grazie per il momento. Allora, adesso io sento Franco arpeggiare, sta provando, però facciamo così, perché siamo arrivati sì all'interruzione pubblicitaria delle 4.20, delle 16.20, andiamo allora con la linea alla regia per la pubblicità e poi rientreremo direttamente con la musica di Franco Pellegrini.
It's not the pale moon that inside me that trails and delights me, oh no. It's just an illness of you. It is in your sweet conversation that brings this sensation, oh no. It's just an illness of you. When you're in my heart and I feel that you're close to me, all my wild dreams come true. I need no sublime to enchant me if you'll only grant me the right to hold you ever so tight and to feel in the night. Just an illness of you. So close to me, all my wild dreams come true. I need no supply to enchant me if you'll only grant me, oh no. I'm feeling the west of just an illness of you, that's an illness of you. Bravo Franco! Che cos'era questa? An illness of you, James Taylor. James Taylor, grazie, che è un cavallo di battaglia di Franco Pellegrini. James Taylor. Allora, io intanto credo, perché Maurizio Verna aveva degli impegni e quindi io gli ho strappato questo invito, intanto lo ringrazio e lo saluto per essere stato qui con noi e aver parlato, devo dire, anche insomma, ha tirato un po' le orecchie all'amministrazione comunale, ma credo che lo faccia sempre anche con un po' di simpatia. Grazie, grazie a Maurizio Verna. Grazie. Allora, l'avvocato Vagna della Vigna credo che resterà ancora un po' con noi, perché mi sembra di capire che per l'argomento che seguirà, pare, mi è stato detto, serva la presenza di una donna. Quindi, vabbè, la teniamo molto volentieri. Sandro Mariani, allora, il problema dei cani l'abbiamo detto a Campli. Ma a Campli che sta succedendo ultimamente nell'amministrazione? Tutto a posto? Tutto a posto, le solite difficoltà che hanno tutti gli amministratori dei piccoli comuni. Penso che qualunque amministratore delle... Però avevo risentito qualcosa legato a Silvino. Sì, il tema caldo. Diciamo. Tutto ruota attorno a Lino Silvino, sì, sì. Campio comunque. Sì, c'è stato il fatto che insomma sia Lino Silvino un personaggio politico di un determinato peso. Il patto di stabilità. C'era in mezzo il fatto della riconferma del suo incarico. Del suo incarico che è stato riconfermato anche per coerenza, penso, perché se un'amministrazione fa una scelta, io lo dissi la volta scorsa che ho avuto il piacere di essere ospite qui da voi, dove contestai un'azione politica, ma poi gli ho riconosciuto delle qualità personali, amministrative veramente uniche. E di conseguenza c'è nel gioco delle maggioranze e delle opposizioni che si fa sempre il fatto di una critica, dice, su quello che grava a livello economico sulle spese di un comune. Quello che io dico spesso è
non è il fatto di quando una persona percepisca, ma di quello che rende una persona, che produce. Sta rendendo? Per me sta rendendo tantissimo, perché oltre al fatto che sul lato personale è un maestro di vita, sia politica che personale, ma è una persona comunque che ha delle risorse e dei contatti innumerevoli. Io posso testimoniare che numerosi assessori regionali attuali lo chiamano per consigli spesso, e anche altre figure di una certa taratura. Quindi vuol dire che lui è un punto di riferimento. Ancora un punto di riferimento. Ancora un punto di riferimento. Penso che questo è innegabile da parte del mondo della politica. Il PD a Campli si è ricompattato? PD a Campli ha avuto quel problema che c'è stato nella scorsa elezione, come dissi la volta scorsa, dove il professor Ricci fece una scelta diversa, ma penso che in un'elezione comunale, quando si fanno delle... Ed è ancora l'opposizione, Roberto Ricci. È ancora l'opposizione. Io da vice segretario provinciale ho avuto modo di parlarci, ho detto che non c'è nessun tipo di problema sul fatto che a livello amministrativo può esserci anche una digressione. È un iscritto del PD? Per me è un iscritto del PD, è un uomo del PD, non è un partito caccista il nostro. Di conseguenza ho voluto dare il buon esempio, come lo stando a livello provinciale, collaborando appieno, nonostante ho perso un congresso provinciale in maniera democratica con il mio segretario Robert Verrocchio. Io sono un uomo di partito che porta una casacca e lavora per il partito, che penso che questo è il messaggio che si deve dare. Il messaggio che arriva spesso da questi congressi o da altri partiti, dove correnti e correntini si fanno la guerra e poi dimenticano quelle che sono le tematiche della gente. Si sta riferendo al congresso del PDL? No, non mi riferisco al congresso del PDL, perché... Sembrava anche a me, veramente. Sì, sì, no, sembrava questo. Io dicevo il passato nel nostro partito, non mi piace guardare agli altri, anche perché non mi piace il partito, un altro partito, è un altro partito il PDL, e penso che i loro problemi se li debbano risolvere loro. E invece guardo con attenzione a quello che accade dentro il mio partito, vedo un'aria nuova, vedo un atteggiamento diverso dove collaboriamo in armonia, dove non c'è più quella vecchia compagine di S e Margherita, insomma, per capirci, per essere sinceri, ma c'è un partito democratico vero, si collabora, si lavora sui temi, e penso che il segretario stesso lo può testimoniare e i nostri tesserati, i nostri militanti possono dare conferma di quello che sto dicendo. A Campli quando si rivota? C'è tempo. C'è tempo ancora, sì. C'è tempo, quindi. Invece non c'è tempo a Bisenti. A Bisenti si vota in 6 comuni in provincia. Si vota in 6 comuni, sì. Vabbè, Martinsicuro, Penna Sant'Andrea, Valle Castellana. Ce la facciamo tutti quanti. Allora, Martinsicuro, Penna Sant'Andrea, Valle Castellana, Crognaleto, Bisenti e Pietracamela. E Pietracamela. 6 paesi, alcuni molto piccoli, come il caso di Pietracamela. Molto piccoli, ma anche con la nuova legge elettorale, Bisenti, Valle Castellana, Crognaleto, dove vedono oggi... Adesso non dovremmo parlare di Bisenti, perché qui manca l'attore. Controparte. No, l'attore, cioè l'attrice, nel senso che l'avvocato Vanella Vigna è la moglie del sindaco di Bisenti. Uscente. E la il sindaco è felice uscente. Di questa uscente. Cosa. La moglie non è uscente. Non ancora. No, è il sindaco uscente. Il sindaco uscente, ma ha ricandidato. No, a me ha detto come così. Si vota adesso? Sì, non si ancora non è deciso. No, è deciso, che, era deciso che non si ricandida. Ma non ci crede. Sì, è così. No, ci credo. Alla moglie lei credo. Ha detto così, adesso non voglio... Davvero? Sì. Ma è una notizia? La sapeva lei? No, però me l'aveva promesso 5 anni fa. Me l'aveva promesso 5 anni fa. Appena l'uscita della moglie. Ecco. No, non era appena questo. No. Però, cioè, delle esperienze, io credo comunque che ci siano delle esperienze. Quindi, che magari sono belle da fare. Non si ricambia. Però poi... E chi si candida? Non lo so, anche perché io sono di Arsita. Beh, rivale storica di Bisenti. No, rivale no, però ecco, mantengo, come diceva l'autore del dizionario, libro, noi manteniamo il nostro isolamento. Esatto. Il nostro... Lei mantiene l'isolamento arsitano, dice arsitano? Sì. Arsitano. La vecchia Bacucco. Vabbè, le elezioni saranno il 6 e il 7 maggio, se non sbaglio. Sì. E quindi, e invece il candidato, diciamo, dell'altra lista, già si sa? No, veramente non mi interesso di queste cose, proprio, cioè... Vabbè, poi ce ne occuperemo con i diretti. Ma poi in questi piccoli comuni penso che adesso con la riduzione anche dei consiglieri si giochi tutto veramente all'ultimo minuto, perché con la possibilità di candidare solo 6 figure, 6 soggetti in ogni lista, veramente difficile. Dice, 2 sere prima del voto si va al bar, i primi 6... Non così, però per fare la sintesi però non è semplice. È un po' triste questo. Attenzione, è un po' triste perché? Molto triste. È molto triste.
Molto triste, perché io ho una mia idea, vabbè, della politica, del mondo greco, eccetera, cioè, beh, sono un utopista, perciò non rimango nel mio mondo, no? Cioè, tutti questi sono anche lì, cioè, ci sono dettagli non necessari, perché per il quello pluralismo, che costano poi i consiglieri comunali di Bisenzio, di Arsita, credo, di Campi, cioè, no? 90, un assessore mi pare 90 euro al mese, sì, una cosa di questo genere. Un consigliere probabilmente in molti di questi comuni non percepiscono il gettone. Poi con il lavoro che l'assessore deve fare praticamente ci rimette, ma come no, lo si fa ancora nei piccoli comuni, lo si fa ancora, ma io penso che nei grandi, poi dipende persona a persona, lo si fa ancora per passione, quella passione che io ho visto 5 anni fa, perché comunque 5 anni fa io ho partecipato a questa campagna elettorale, molto bella, molto bella. Magari si candida la moglie a sindaco, no? No, vabbè, ma la domanda va posta, si candida? No. Non l'accettiamo volentieri la candidatura. Chiedo scusa, stava ultimando il... No, dico, comunque, ecco, avere ancora questi tagli... E basta. Ma che poi non hanno senso, perché come ha ben detto l'avvocato... prima, non è che, non è che c'è un taglio reale, non costano quasi nulla, quindi è semplicemente creare confusione, anche perché si crea instabilità in consiglio. Certo. Questo c'è il rischio che si torna alle urne in maniera più facile rispetto ad adesso, quindi una tornata elettorale ha un costo notevole. Sì. Quindi in realtà secondo me alla fine se andassimo a fare dei calcoli, ne esce fuori che i costi aumenterebbero probabilmente, certo. A mio avviso, perché secondo me sì. Ne vedremo delle belle, sì, sul fatto che l'instabilità... Lo scorso anno si temeva addirittura per il mio paese, la sopravvivenza del mio paese, perché tutti i comuni, sì, al di sotto dei 1000 abitanti, così come il mio, erano destinati comunque a confluire, sì, sì. Quindi cioè, posso anche credere che magari ci saranno delle spese che vanno comunque riunificate, però... Vabbè, non è lì forse, sì, che bisogna andare a tagliare. Allora, adesso facciamo così. Intanto ringrazio Sandro Mariani, che è stato qui con noi. L'avvocato deve restare per questione di Merletti. Sì, credo, sì, devo rimanere. Non e so quindi di Sandro Mariani invece da solo voi. Grazie e complimenti anche per l'iniziativa, okay, che ha trovato, no, spazio tra i media. Speriamo che dia i suoi risultati, perché che è quello che ci interessa. Grazie a Sandro Mariani. Lo salutiamo adesso, noi invece ci fermiamo un attimo, un po' di pubblicità, sì, e poi dopo la pubblicità faremo entrare 2 nuovi ospiti. Linea alla regia. Oh, allora, adesso vi presento 2 nuovi ospiti. Innanzitutto la signora Editta Serpente, che viene da Canzano, è una ex insegnante, una maestra. Sì, insegnante elementare per 41 anni. Allora, non dico l'età perché non la dimostra per niente, perché non si dice l'età di una signora, ma per le liscia potete molto dirlo, bene. Potete dirlo. Lo posso dire? Sì, sì. Lo posso dire, la signora Editta ha 88 anni e li porta splendidamente. Lo vedete vicino a Vagna della Vigna, davvero una bellissima signora. Allora, ed è qui, ce l'ha portata qui nei nostri studi Renato Ciminà, radicale, ma è anche un sarto, è canzanese. Ciminà, e si intende quindi di cultura anche del ricamo, perché Canzano è un po' la patria del ricamo, è così? Sì, sì. Allora, però il quadro della maestra Editta Serpente ce lo fa Renato, sì, Ciminà. Ho cercato di farmi una cultura, sì, sul ricamo, andando un po' però non ci sono riuscito per quello che è accaduto, quindi sì, ho avuto altro poi da fare. Sì, la maestra Editta Serpente per 40 anni, 41 anni ha fatto l'insegnante a Canzano. A Canzano proprio? Sì, sì, a Canzano sempre. È stata una mia insegnante. Hai visto? E poi per 31 anni circa ha fatto l'insegnante, fa tuttora l'insegnante. Di ricamo. Adesso sì. Canzano è conosciuta soprattutto per il tacchino alla canzanese. Che buono, no, che tanto buono. Che tra l'altro qui un tacchino è pure su queste, buono. Cosa sono queste? Delle tovaglie? Sono poi tovagliette. Ce lo spiegherà la maestra. Poi ce lo spiegherà. Allora. Conosceva, invece c'è anche il ricamo, perché c'è una tradizione che affonda direi quasi dei secoli, perché c'erano le monache. E le cosiddette fanciulle andavano dalle monache. Io ci sono stato pure con l'asilo, però sì, all'asilo. Sì, e poi non mi facevano ricamare. E quindi c'è questa tradizione che è importante a Canzano, e lei sta cercando di tramandarla. Allora, qui vediamo qualcosa, signora Editta. Che ricami sono questi particolari? Intanto questi sono ricami un po' particolari, adesso, sì. Magari li vediamo, perché pare che l'avvocato Vagna, sì, della Vigna sia esperta anche di ricamo. Sì, proprio no, posso solo ammirarli. Ecco, questo è... Ce lo spieghi lei, signore. Punto Perugina. Il punto? Punto Perugina. Quello della cioccolata.
figurino della cioccolata. Com'è? E i baci Perugino. C'è anche il punto Perugino. C'è anche il punto Perugino. E, questi sono dei draghi, dei rappresentano draghi. Dei draghi. Noi ogni ma anno, chi li ha fatti questi? Questi li ha fatti una ragazza. Una sua allieva, diciamo. Sì, una mia allieva. Benissimo. Sì. Lei mi possiamo. Dice, signora, io le prendo, prendiamo questo con i tacchini? Va bene. Per capire sì. cos'è? Sì. Simon, un attimo solo. Perché se si parla di canzano non possiamo non parlare. Prego, dei tacchini alle canzanese, appunto. Abbiamo fatto anche dei tacchini perché noi cambiamo. Lo faccio vedere io allora, sì. Lo faccio vedere io questo. Questo invece vediamo un po' che... Lo devi aprire. Lo devo aprire, mi scusi la l'ignoranza. Perciò ci serviva una donna. Ecco, prego. Sì. Ecco, così. Bello, veramente. Qui, bello. Simone, sì. Uguale. Allora, questi sono dei tacchini. Dei che tacchini. Punto è questo? Questo sono punti di fondo. Punto e virgola? No. Sono punti di fondo. Vorrebbero rappresentare questi tacchini che camminano e che lasciano le piumette le piumette, non le altro piumette. No. Perché hanno le piumette che volano e si posano poi che bello, centro. I tacchini che bellissimo, sempre veramente bello. Un allieva ha realizzato questo sì un allieva, va bene. Allora, vediamo. Magari può citarle le allieve. Credo ma le allieve lei dove insegna l'arte del ricamo? A Canzano. C'è proprio una struttura? Sì, abbiamo una stanza che ci ha prestato il sindaco e ci raccogliamo lì una volta alla settimana. E lei insegna alle ragazze? Insegno, faccio i disegni, suggerisco le... In teoria potrei venire anch'io a scuola di ricamo. Senz'altro. In teoria però. Noi abbiamo un maschietto, un bambino... Visto? Sì, bravo. Sì. Quello blu. Oh, a me mi intriga quello blu? Sì, no, quello blu. No, l'avvocato ha detto quello blu. La prova blu. Questo. Sempre questo, a favore di telecamera, sì. Eccolo lì. Sì, signora, e questo prego. È un sono i mandala. I mandala, sì. Non il mandile. No. I mandala che tutti... I mandala, orientali. Sì, abbiamo bene uguale. E li abbiamo, ci sta eccolo un qua. Altro con i un altro mandala più bello, sì, quello vale. Altro blu. Questo qua? Sì. Mandala. Sì, quelli sono quelli che stiamo facendo quest'anno. Voilà, mandala. Bello. E questi sono per dei centrotavola, no? Sì, centrotavolone. Sì, sono tovagliette da tè, uno ne può fare quello che vuole. Tovagliette da tè. Sono affascinato la signora Editta. Si possono appendere anche alle pareti. Io esatto. Ho dei ricami come di mia madre, no? Che ho appeso. I ricami di tua sorella, sì. Anche di mia sorella, sì. Ma lei è Ciminè di Canzano? Io sì. Ah. Vabbè. Perché il cognome poi la dice lunga, insomma. Ah, vabbè. Allora, poi ce n'è un altro particolare, questo centrale. Questo che punto è, signora Editta? Quello è punto... lo devo riguardare. Sì. Quindi questo è... Guardi. Sì. Punto... vabbè. Questo qua è punto... Oddio, che non mi viene in mente. Vabbè, ma verrà. Verrà. Sono dei punti diversi e sono degli uccelli che stanno beccando anche loro il loro cibo. Allora, punto, ma lei... punto quadro è questo. Punto quadro. E questo è punto di fondo pure. Punto di fondo e punto quadro. Allora, bene, ma lei si è sempre occupata di ricamo? Io, cioè, ha sempre ricamato nella sua vita? Sì, ma prima le ragazze, la mamma metteva l'ago in mano alle bimbe prima della penna. Ah, poi arrivava lei con la penna, ovviamente. Arrivava lei. C'erano le monache a Canzano. C'erano le monache. Sì, ci stavano dal 1881, sono venute la prima volta. Adesso ci sono ancora? No, purtroppo no. Insieme ai carabinieri mi sembra che andarono via da Canzano. Beh, detta così non è bella. Insieme ai carabinieri le monache. No. Però, visto male. Non si sa mai. No. È bella detta così. Sì, perché tolsero la casa da Canzano. Portate via dai carabinieri. Sì. Non erano più protette. Appunto. E queste lezioni che tiene? Che cadenza hanno? Settimanale? Quando settimanale. Vi settimanale. Tutto gratis e t'amore dei. Ma dai, tutto gratis e t'amore dei. Sì. Quindi un'attività proprio ma di è bellissimo. Sì. Questo lo dovevamo dire.
proprio per preservare la tradizione. La tradizione. Sì, per questo, poi sì. Ricordo che a Canzano quasi ogni estate si fanno delle rassegne, poi, sì, vero? Sì, sì. Vengono esposti i nostri... pezzi importanti del... Ci diamo del tu, vero? Sì, o del... Io do del lei, però lei può darmi del tu tranquillamente. No, 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 è reciproca la cosa. Pannella dice se ce lo diamo fuori, diamocela anche dentro, se no, insomma, che non va bene. Fare? Vabbè, no, quindi, sentiamo, perfetto. Evito tutti... Se ci invita la maestra, siccome lì poi si mangia bene, si, sì, ecco, quest'estate andiamo. Andiamo. Sì, ma sì, io sì, non mangio, sì, la carne, per cui non avrei... Venite pure a fare il tacchino, un servizio non... No, una volta all'anno. Però un canzanese che non mangia la carne non mangia il tacchino. Il tacchino eccezionalmente lo mangia. Ah, lo mangia? Sì. Sa tutto? Sì, sì, beh, vabbè. È stata la maestra? È stata la mia maestra. La maestra deve sapere se... Con i capelli, certo, bianchi tutti e due. Sì. È stata... La maestra è giovane però, eh? Com'era a scuola? Non voglio dire, ma è giovane la maestra. Era bravo. Erano tutti era bravi, bravo. Sì. Veramente? Sì. E adesso non, sì, si, sì, può dire. No. Cioè, cosa non si può dire? Vabbè, insomma, dopo tanti con anni, popolo, vero? No, no. Non si può dire, ci scherziamo. Sì, sì. È uno che non si faceva tutto i fatti. Tutti quanti ci mina, pure tuo fratello, sì, che tuo fratello ha fatto a scuola. Ma qui siamo qui per parlare di Canzano. Ecco, di Canzano, di Canzano delle sue... e dei canzanesi. E dei canzanesi, che dobbiamo dire dei canzanesi? Che sono tutti bravi. Beh, tutti. Sì. Ma io qui volevo citare un episodio della storia canzanese. Mi è sembrato che stessi dicendo tutti si è fermata perché lasciamo. Non era eccetera, ma era eccetto. Sì, eccetto. E poi la signora si chiama Editta e quindi se dice una cosa è un editto. È un editto, sì. Noi abbiamo avuto a Teramo. Che abbiamo avuto noi? Una grande poetessa estemporanea. Quando tornò da Napoli, perché scappò dal colera che c'era per salvarsi, beh, la mamma la mandò a studiare, e parlo di Giannina Milli, a Canzano, parlo del 1840-1850 circa, da Stefano De Martinis. Sì. E Giannina Milli è venuta a scuola a Canzano. A Canzano. Visto? Quindi, certo. Sì, però... ma a Canzano i Michetti sono stati... dei parlamentari dell'Ottocento che partivano da Canzano con i cavalli, con quattro cavalli, e appunto quando si andava ai raduni che dovevano fare. Quindi sono state al governo persone di Canzano. Sono persone importanti. Sì, sì, ha una bella storia Canzano, era un castello adesso importante. Adesso è decaduta, purtroppo. Adesso è decaduta? Sì, la dobbiamo rialzare, come facciamo? Come facciamo? Bello. Guarda che bello. Bello. Che bella donna. Candidando a sindaco la prossima volta la maestra Editta Serpenti. Perché no? Ecco. Perché no? Troppo vecchia, non me lo darebbero il voto. Ma perché no? No, guardi, perché? In un momento storico come questo, io la Presidente voterei. Della Repubblica, quanti, ecco, anni ha? Io la voterei subito. Più o meno, ecco, siamo lì. Sì. È un momento di commissariamento della politica, ecco, perché c'è Monti. Ecco, il radicale. Per cui potremmo commissariare anche Canzano, perché no? Magari. Beh, con la maestra, no? Addirittura, cioè, magari. Sarebbe un bel esempio, certo, no? Un bel esempio. No. E poi una lista di altri giovani, oltre la maestra. Potrebbe essere un'idea. Potrebbe essere, e noi lanciamo qui, poi vediamo come no, come se no. La raccolgo. Sono curioso dell'esperienza proprio lavorativa, del fare, sì, la maestra. Le piaceva moltissimo, cioè è stato un... Sì, sì. Riuscivo a entrare proprio nell'animo dei bambini e poi sono diventati, tutti i miei alunni, ex alunni, sono diventati miei amici. Dunque mi hanno presentato i loro fidanzati a suo tempo, mi hanno invitato. Vabbè, è sempre stato un punto di riferimento, sì, lei. Sì, anche perché abitavo nei lì. Paesi, allora, la maestra era il punto di, sì, riferimento importante. Sì, sì, era, sì, il potere nei piccoli, sì, centri, il, sì, farmacista, sì, 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 la maestra, il farmacista, il maestro, il sacerdote, il medico. E il prete, sì. E soprattutto era quella che comunque aiutava anche ad acquisire l'istruzione, sì, che, sì, era, sì, importante. Facciamo così adesso, dedichiamo una bella canzone alla maestra Editta Serpente. Oh. Ce la propone Franco Pellegrini, sarà credo l'ultimo brano di oggi, perché poi deve lasciarci, poi entreranno anche nuovi ospiti. Sì. Abbiamo oggi un famosissimo barman che tra un po' arriverà, insomma, ci proporrà qualcosa davvero di stupefacente, di bello, stupefacente, pensiamo all'alcol e stupefacente, no, qualcosa di bello. Franco Pellegrini, allora che cosa ascoltiamo? Sorry seems to be the hardest word di Elton John. Prego.
do to make you love me? What we gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me? What do I do to make you want me? What we gotta do to be here? What do we sigh when it's all over? Suffering seems to be the hardest word. It's sad, so sad. It's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Always seems to me that sorry seems to be the hardest word. To be there. What do I do when lightning strikes me? What you gotta do to make it better? What do we gotta need to do over? Nobody reads to me. What are they gonna with sorry seems to be the hardest one. Bravissimo. Grazie. Grazie Franco, grazie. Allora facciamo subito vedere i nuovi ospiti che sono venuti a trovarci. Eccoli qui, vicino a me, Gianni Calandrini, è un insegnante dell'Istituto di Poppa di Teramo, e Luca Cinalli, è un barman famosissimo a Londra. Buonasera, buonasera Gianni, buonasera a Luca, è nativo di Casalbordino, è un abruzzese di Casalbordino, ormai vive a Londra dove fa impazzire i londinesi con i cocktail, è così? Certo, facciamo del nostro meglio, no? Portiamo le nostre tradizioni in giro per il mondo e per esaltare anche sapori e altre tecniche diverse di preparazione che prendiamo. E oggi qualcosa vediamo qui. Oggi quindi qualcosa lo vedremo. Qualcosa certo vediamo qua. Già vedo gli arnesi del mestiere qui. Insomma, poi ci faremo spiegare. Perché è qui Luca Cinalli? Lo chiediamo al professor Calandrini. Perché noi nel nostro istituto ormai da 6 anni stiamo portando avanti un progetto denominato Bartender. Chi meglio di Luca può rappresentare questa figura? Cioè fa lezioni praticamente. Sì, lui sta tenendo in questi giorni un seminario di 15 ore presso il nostro istituto, e quindi per i ragazzi del quinto anno, ma non solo, perché poi... Ragazzi, il quinto anno è festa, è tutti ubriachi. No, assolutamente no. Arrivano anche i ragazzi delle altre classi, delle terze, delle quarte, perché sono entusiasti di questa sua presenza, sanno della sua popolarità, bravura. Perché a Londra che fa? A Londra lui, diciamo, per me è il numero uno, perché ho potuto constatare di persona che sono stato a trovarlo. Mi ha fatto visitare tantissimi locali londinesi con cui anche, collabora. Sì, anche Luca, più esclusivi, dove addirittura occorre la parola d'ordine per entrare. Questa tipo parola d'ordine. Tamarindo. Può essere qualcosa. Di solito sono nomi presi da antichità o da qualcosa. Queste parole d'ordine cambiano di sera in sera. Quindi... Allora, vediamo qualcosa intanto. Ci mancherebbe. Che sì, cosa sì. Prepariamo? Prepareremo un aperitivo. Quindi useremo... Noi intanto ci sediamo. Prego, prego. Luca può spiegare quello che fa. Prepariamo un aperitivo. Che cosa? Sì, andremo a provare un aperitivo a base di Campari. Useremo dei prodotti tipici anche della nostra
dalle nostre parti, quindi andremo a usare anche della centerba. Centerba nei drink è qualcosa di base. Che è lì, quella verde che ha lì davanti? Sì, lo useremo in dash, quindi in piccole goccine. In dash. Eccolo là, ops, poi i movimenti sono quelli precisi. Sì, diciamo che Luca nasce anche come barman freestyle, quindi barman freestyle. Sì, barman acrobatico, è stato uno dei primi in Abruzzo insieme a Romani Stefano, che è anche lì nel nostro istituto a fare questo corso di bartender, appunto a portare avanti questo tipo di discorso di barman freestyle. Poi naturalmente lui è andato avanti e si sta specializzando adesso in una tecnica che è la tecnica giapponese. La tecnica giapponese. Sì. E quindi molti movimenti sono movimenti di questa tecnica giapponese. E cosa sta mettendo lì? Code di lucertola? No. cerchiamo di fare un qualcosa abbastanza rinfrescante usando anche i nostri prodotti tipici. A me mi sembra un po' che siamo nell'antro di qualche mago. No, allora, del Campari, della centerba, del lemon verbena. Lemon verbena. Che potremmo descrivere come una menta con sentore di limoni. E tanti anni fa venivano usate nelle delle isole caraibiche. Posso sentire? Prego. Lemon verbena. Hai capito? Buono. E del mandarino? Non sono lucertole. No. Vuole sentire, maestra? Grilli? Vuole certo, sentire? Come vogliamo no, sentire. La maestra... Certo. Prego. Annusare. Grazie. Prima la maestra. Prima la maestra. Ci mancherebbe. Buono? Sì. È di Canzano, è Canzano, la patria della cucina in provincia di Teramo. Sì. E molti dicono sì. Ovviamente che la cucina teramana è la migliore d'Abruzzo. No, Canzano. No, nel senso la cucina teramana in senso largo. Ma è Canzano però la patria. Lei, professore, ha insegnato con Luciana Roscioli? Sì. È mia grandissima amica. Sì. La mamma... È di Canzano? Sì, sì. Abbiamo fatto una grande festa, in pensione, sì, non sì. Perché andasse via da scuola, ma perché era una bravissima collega. Allora, veloce direzione, torniamo al nostro Luca. Luca, allora. Perfettamente, quindi... Quello che ha messo, un mandarino poi? Sì, no. Del mandarino per dare un po' di freschezza. Mandarino freschezza, il verde che cos'è? Del lime. Lime. Un po' di citrus, un po' di agrumi. In Italia è molto tipico scegherare. O alcuni drink storici come americano e negroni vengono fatti direttamente dal bicchiere. Lo fa Luca però. Ci mancherebbe. Okay. Quindi ho attivato, ho cercato di ricreare, ispirarmi a una tecnica abbastanza vecchia, si chiama rolling, molto tipica in Spagna. Rolling. O throwing, praticamente faremo passare il drink da un bicchiere a un altro. Io sono la merce. Voilà. Ma com'è? Ma è Harry Potter? No. Questa è magia allo stato puro. Voilà. Certo, di cose li sposterei, ma... Però lì non arriva nulla. No, no, no. Che dice, ma... No. Penso di no. Vabbè, se arriva poi si lava. No. Benissimo. In questo caso, dopo la realizzazione del drink, cerchiamo di curare anche la presentazione del drink. Sì? Vediamo. Quindi in lo questo... becchiamo con la telecamera, Simone? Ecco, andiamo in dettaglio. Dettagli, in questo caso andremo attenzione. A servire in un taste van, che è qualcosa tipico, vino. Gianni Calandrini è rapito dalle sue mani. Andremo a fare un twist di grapefruit, di che compelmo. Facciamo un twist. Un twist, quindi andremo a spremere la buccia. È... Anche, potremmo anche danzare. Andremo a spremere la buccia per dare degli oli essenziali. In queste tecniche sì. Potremmo spremere al massimo la buccia. Ma lei la sta spremendo? Sì. Quindi Silvan, quando faceva con le carte così, spremeva le carte. Mi è sembrato un movimento da mago. Sì, ma infatti Luca studia anche micromagia, quindi fa tutti questi movimenti anche per attirare l'attenzione del cliente sulle sue mani. Capito. Quindi... Quella che è? La nocciolina di Super Pippo? Sì. È una nocciolina, sì. Quindi in questo caso, per creare il taste van, abbiamo messo anche delle piccole chiappettine, ricreando il colore della bandiera italiana anziché la catenina. Delle piccole chiappettine. Vabbè, delle piccole pinzettine. Pinzettine. rosso, bianco e verde. Via. E abbiamo messo in superficie una nocciolina aromatizzata al Campari. Devo alzare perché c'ho il coperto, prego. Però voglio vedere. Una nocciolina aromatizzata al Campari, che nella nostra cultura avere sempre qualcosa da sballa stuzzicare. Sballa questo, com'è? È forte? No, penso che è abbastanza rinfrescante, da aperitivo e facile da bere. Allora, abbiamo messo il Campari, la centerba, la coda di lucertola, lemon verbena sarebbe. Del mandarino. Mandarino. Lime. Lime. Un po' di rolling, quindi diamo poi dell'ossigenazione. Poi abbiamo il rolling, che sarebbe quella magia che ha fatto lui, giusto? Per ossigenare appunto... Certo, andremo a dare della diluzione, dell'acqua e dell'ossigenazione al drink. Per renderlo più Quale fresco. Di quelli che fa lei, qual è che va più forte a Londra?
Questo va? Questo è un qualcosa che l'abbiamo fatto solo per questo evento, per questa giornata, quindi assolutamente. Questa è una novità? Può essere una novità. Essere una novità. Non abbiamo drink, certe volte ci riteniamo dei sarti, in base al cliente, al primo passo che mette nel locale dobbiamo vestire il drink o il piatto. Ma lei lo decide lei oppure chiedono i clienti? No, lo decide, come vede? Tante volte i clienti chiedono per raccomandazione. Quindi nel momento in cui nell'approccio, di come parla, la nazione da cui deriva, dice, cerchiamo di... Ti sistemo io con un drink. Lo sistemiamo noi, sì. Sono i drinks su misura. Drink, ha citato i sarti. Lui è un sarto. I drink prendiamo su misura. Però i drink li beve, forse. Io sì, come no, ci mancherebbe. Bello. Prego. E i ragazzi, complimenti. I ragazzi sono molto interessati, i ragazzi del Dipoppa. Sì, sicuramente, molto interessati, entusiasti, sicuramente è qualcosa di nuovo per i ragazzi che però possono prendere ispirazioni. Personalmente potrei dire che 6 anni fa non pensavo di arrivare... Allora, lei fino a 6 anni fa che faceva? È un ragazzo, intanto è giovane, molto giovane. Giovane, 6 anni fa ero appena arrivato a Londra e ero alla riscoperta. Perché è andato a Londra? Londra perché ero già stato in Francia e in Svizzera, quindi avevo visto già 2 culture diverse, ma volevo vedere qualcosa più sul bere miscelato. È una cultura totalmente diversa. Lei già faceva il barman qui in Italia? Barman, magari anche un po', venendo da scuola alberghiera. Aveva fatto la scuola alberghiera? Sì. Ed è andato lì perché lì pensava di poter trovare... Pensavo di poter trovare... Terreno fertile. Ritengo e penso che Londra è una città molto cosmopolita. Ah, certo. Quindi caratterialmente mi piace scoprire il più possibile, accettare e capire perché le nazioni o sapori o spezie vengono diverse, perché vengono da diverse nazioni tutto quanto. Londra penso che racchiude questi segreti. E lei adesso lì lavora in un locale preciso o in più locali? Come funziona? Lavoro in un locale. Il locale si chiama Nightjar. Come si chiama? Nightjar. Nightjar, che è un nome inglese di un uccellino, che tradotto in italiano si potrebbe dire succhia capra. Un uccellino tipico emiliano. Sì. Nightjar, capito maestra? Succhia capra. È un uccellino che dorme di giorno e vive di notte. Sì. Avendo un locale notturno, quindi apriamo dalle 6 alle 3, con una piccola orchestrina, quindi facciamo jazz, blues e cabaret. Uh-huh. Suoniamo di notte e dormiamo di giorno. Quella era. Ma lei suona pure, no? Un po' il pianoforte. Sì. Poi cerchiamo di racchiudere il massimo del servizio. Jar. E dov'è a Londra? Nightjar si trova nella una zona chiamata Shoreditch, specificamente Old Street. Mm-hmm. Old Street è la zona. È un locale gestito da londinesi, da italiani? Londinesi, una coppia londinese, con il loro background, con la loro storia, erano dei musicisti. Quindi loro hanno basato il locale sulla musica, più ambientando del bar e della cucina. Il locale è abbastanza particolare, il nostro menù è un mazzo di carte da poker. Quindi abbiamo preso ispirazione nell'era del proibizionismo, quando non si poteva bere in America. Ecco. Mi faccia un... Quindi siete antiproibizionisti, insomma. Mi faccia sì. Un jack di picche. Bene. Certo. Questo è. No, nel senso, le foto dei nostri drink sono stampate in un mazzo di carte, 52 drink. 52 drink? Certo. Che fa il nostro Luca Cinale? Sì. Siamo un team, non potrei dire. Siamo un team di circa 10 persone. Drink, là. Sì, però sono 2 bartender soltanto dietro al banco. Alla tessera lui viene. Il professor Candrini ha la tessera proprio. No, sinceramente mi ha colpito. Le piacerebbe? Beh, sì, ci andremo volentieri tutte le sere, anche perché i cocktail che si assaggiano lì da lui sono particolari. Sì, altrove ecco, non si assaggia. Di questo sono curioso, appunto, che tipi di cocktail, che particolarità hanno? Bah, avendo un locale proibizionismo, il menù è abbastanza particolare, nel senso abbiamo fatto un po' di ricerca e volevamo dare anche dei twist moderni, comunque delle idee o qualcosa, quindi abbiamo diviso il mazzo. Per twist che si intende? Twist li abbiamo rigirati con qualche tecnica moderna, in base alla preparazione, o in base agli ingredienti, qualcosa moderno, perché tante ricette che venivano prodotte 100-200 anni fa non sono più in grado di sostenere i nostri palati nei giorni moderni, quindi non potremmo riprodurle. Più potremmo prendere non ci piacerebbero penso che non ci piacerebbe. Potremmo prendere delle ispirazioni, ma la granatina, uno sciroppo di melograno, non è uguale a come si faceva nel 1910.
Comunque i palati si sono evoluti e soprattutto Londra è una capitale cosmopolita, i palati sono abbastanza miscelati tra di loro. C'è molta cucina etnica, certo, altrimenti certo. Quella londinese, avere... quella inglese non è che sia un granché come cucina. Mi dispiace che non arrivino i profumi a casa, ma qua. Ma ci stanno molti italiani che ci sono, ci sono anche dei canzoni. Sì, anche Luca fa anche molta ricerca dei prodotti. Luffy di Fioretta. Io ho avuto la fortuna anche di visitare casa sua. La Fioretta, sì. È davvero una casa fatta su misura per un barman. Lui ha una piccola libreria, o perlomeno io pensavo fosse una libreria, poi invece ho scoperto che spingendola si entrava in un angolo bar eccezionale dove ha tante spezie da tutte le parti e quindi lui testa tutte queste spezie, produce anche tante frutte essiccate, lui essicca della frutta e poi appunto le mette nei suoi cocktail. E quindi... Beh, cerchiamo di essere indipendenti, cerchiamo prima di proiettare o prima di consegnare qualcosa al tavolo, al cliente o al bar, dobbiamo essere in grado di autogiudicarlo, di autotestarlo. Quindi cerchiamo di riprodurre abbastanza nelle nostre abitazioni o se abbiamo in qualche laboratorio. Sfortunatamente non ho un laboratorio, quindi cerco di adattare un angolino di casa mia. Magari arriverà il laboratorio, no? Un giorno. Sono fortunato che anche la mia famiglia ha un po' di background nella ristorazione, quindi i miei fratelli. Quindi... La sua famiglia è qui in Abruzzo? I miei genitori sono in Abruzzo, i miei fratelli vivono con me a Londra. Comunque è anche una possibilità che si sente di consigliare ai ragazzi. Ecco, i ragazzi che sta incontrando in questi giorni all'istituto di Poppa, è una possibilità quella magari di andare a proporsi all'estero? Certo, sicuramente, no? Tante volte penso che non tutti siamo fortunati a viaggiare, alcune persone hanno delle fortune, alcune no, ma provare ne vale sempre la pena. Magari dopo un paio d'anni, dopo un paio di viaggi. La cucina italiana all'estero. All'estero va forte, come dice la maestra. Certo, sì. I nostri sapori sono talmente naturali e semplici che è difficile non amarli. È vero. La cucina mediterranea. Certo. Però qui stiamo nel campo dei cocktail. Bello. Sì, direi il drink non è soltanto un drink. Il drink è un ambiente, anche il mangiare è un ambiente. Qua entriamo nella filosofia del drink. Sì, il drink. Cioè il mangiare al drink, come si cioè? Tante volte dobbiamo abbinare il mangiare col drink, ma tante volte possiamo abbinare delle tecniche del mangiare per potremmo, nel bar dove lavoro io abbiamo degli smoking cabinet, degli armadietti che li affumichiamo. Smoking cabinet, armadietti affumicati, sì. E che ci mettiamo dentro l'armadietto? L'armadietto affumicato ci potrebbe stare un bicchiere che lì quindi si impregnerà di smoke, di fumo, come roba fresca, dipende dalla cocktail list, dipende dalla stagione, potremmo avere anche dei prodotti, noci o... Questo dello smoking cabinet però è da provare. Ma il fumo delle spezie. In Italia però c'è qualcuno che fa smoking cabinet? Sì. Dove? Nelle grandi città magari. Grandi città come Milano, Roma, sì, queste tecniche comunque si stanno... Ci stanno. Ah no, sono ignorante io, non lo so. Ci manca io. A Teramo smoking cabinet? Assolutamente no. Non lo so. Smoking sì. Smoking cabinet è qualcosa che abbiamo... cabinet, però sparato. Abbiamo adattato noi, all'inizio magari è solo una smoking gun, un oggettino piccolino per fare un singolo bicchiere, ma logicamente dobbiamo anche soddisfare la clientela e tante volte 100 persone allo stesso tempo non possiamo soddisfarle tutte, quindi abbiamo cercato di creare un cabinet per avere, è un po' una mise en place, un setup, un'organizzazione migliore per soddisfare tutti quanti. Possiamo creare il massimo, ma se non riusciamo a consegnarlo a tavolo... Sottovoce il professor Calandrini, che voi fate 500 cocktail ogni sera. Circa 500 drink come sera. Sembra magari un numero esagerato, perché ospitiamo solo 100 persone. E non lasciamo... Solo 100 persone? Solo 100 persone. 5 a testa, qui. Cioè, 100 persone per tutta la sera oppure al ricambio sempre 100 persone? Al ricambio. Il 100 persone però dentro. Il massimo che abbiamo fatto è 250. No, se no capisci, erano sempre quelle 100 prendono una pelucca di quelle. Fa parte anche della cultura inglese, quindi ci sono persone che entrano all'apertura alle 6 e escono alle 3 con noi. E come escono da soli? Escono da soli la maggior parte delle volte, sì. Se il drink è equilibrato, la maggior parte delle volte con un po' di cibo, comunque riesce sempre ad avere un equilibrio. Che cibo abbinate lì nel vostro locale? Di solito abbiniamo diverse culture, abbiniamo anche degli spirits come Campari, facciamo del salmone al Campari, quindi cerchiamo di miscelare le due mentalità, il cibo e il drink, in un'unica pietanza, in un unico drink. Così l'alcol lo assume sempre e comunque, dal cibo e dal drink. Per forza. Eh sì, beh vabbè.
Oggi invece lì a scuola ha preparato delle bruschettine, diciamo, che era del pane affumicato con smoking gun, lui ha fatto questo. Sì, sì. Il pane sotto fumo abbiamo messo. Sì. Praticamente abbiamo... Ma poi che fumo ci utilizza? Cioè, in questo caso ho usato della menta. Della menta? Perché la clientela era giovanile, erano ragazzi di 18-19 anni. Se magari le dovrei riprodurre lo stesso drink a mezzanotte, andrei a usare del tabacco. Aha. O magari del tè bianco che dà dei sentori di affumicato, quindi dipende sempre, lo stesso drink non può essere riprodotto alla stessa ora, allo stesso momento. Niente. Quindi cerchiamo sempre di immaginarci dei piccoli sarti quindi che dobbiamo vestire al momento. Dei, oggi delle praticamente bruschette, no? Sì, abbiamo voluto, abbiamo riprodotto l'era del proibizionismo, dove si beveva abbastanza forte, non c'era cultura del ghiaccio, quindi la diluzione, non c'era acqua nei prodotti. Soprattutto quindi... l'alcol però era fatto di corteccia, certo, normalmente, certo, sì, perché non potevano usare le uve e tutto il resto. Sabino, il fatto del non mettere il ghiaccio dopo ha tutta una sua spiegazione. Che... Beh, certo, di non mettere sì, il ghiaccio sul drink? Beh, prima del proibizionismo appunto loro non usavano il ghiaccio, il motivo? Perché non potevano fare rumore, è uno dei motivi. Ah. Potevano miscelare, ma forse non erano la stessa metodologia. Altrimenti sì, assolutamente. Se shakeravano... Beh, ma nei film però si vedono le band che suonano. Certo, e lì e parliamo di saloni. Le risponderei che parliamo di saloni, non di speakeasy nascosti. Ah, perché adesso è uno speakeasy, non potrebbe più rinascere. Perché l'ambiente lo vuoi consigliare al tuo amico, lo vuoi raccomandare, vuoi che anche lui viva... O lei viva l'esperienza che hai vissuto. Tanti anni fa lo volevi tenere nascosto perché non volevi che le forze dell'ordine scoprivano uno spichino. Poi però, quello che ci raccontavi oggi di quella retata, diciamo, di bartender. Si dice che ci sono documentari che dicono che hanno arrestato circa 4.500 bartender in circa 10 anni di periodo, 10-15 anni di periodo. Ma c'è un giorno specifico. Il periodo del proibizionismo. Sì, certo. In una serata invece... 453. Quindi... ma poi gli americani che sono pragmatici e non ideologici come noi hanno capito che proibire era antistorico, antieconomico, l'hanno tolto. Dice, bevete e bevete bene certo, soprattutto. Sì. Perché morivano di cirrosi e quant'altro. Sì, assolutamente, sì. Vero? Sì, sì, sì. Ecco, lui c'ha più cultura. Ma c'era anche l'abbandono. Caso. Tante persone dell'ospitalità, bartender, metro, sommelier, andavano via dall'America. Ma infatti noi abbiamo esportato anche Al Capone. Certo. Noi abbiamo esportato questo ed altro. Ma una curiosità, qual è il target del frequentatore del locale? Night Jar. Beh, il target è abbastanza... Ragazzi, professionisti, ragazzi, giovani. Professionisti sicuramente, ma penso che l'età si gira tra i 23 e i 45, 50. Voglio dire, è comunque, non credo sia per tutte le tasche entrare in un locale così dove si danno da bere drink così sofisticati, no? Qui c'è da dire un po', perché cerchiamo di abbattere tanti costi andando a fare shopping da noi stessi. Sì. Quindi una volta o due volte a settimana ci rechiamo alla fine del turno, 3-4 di mattina, nei mercati per scegliere la frutta e abbattere i costi delle consegne, dei fornitori. Quindi con questo scegliamo i prodotti migliori, ci aggiorniamo nei mercati. Allora, se posso chiedere un drink come quello che ha preparato adesso al banco, quanto costa lì? Penso che staremo sulle 10 euro, 10-11 euro. 10 euro, Premetto una cosa che loro ne non fai fanno, 5. Non fanno lavoro da banco, nel senso che loro... Vabbè, io adesso ho usato un termine italiano. Tutti i loro clienti devono stare al tavolo. Quindi 10 euro servito questo? Certo. 10 euro servito. Servito. Voglio dire, non è proprio per tutti i ragazzi, credo proprio di no. 50 euro... Però se uno va a cena, ma beve e mangia con 10 euro, c'è anche il... Non è la cultura. Non è dell'aperitivo, lo snack, il canapè, l'aperitivo italiano che col bicchiere di vino c'è anche il... Il biscottino. Il ciocchè. Il ciocchè. Lì il ciocchè non c'è. Sì, ma pensa che in Inghilterra vendono nei supermercati l'acqua zuccherata. Però diciamo pure che lo stipendio medio inglese è sicuramente più alto lo stipendio medio degli italiani, non l'abbiamo visto. Ma poi sono le sterline, noi prendiamo meno di tutti in Europa, quindi. Giusto?
Beh, direi abbastanza ripagata, direi così, quindi magari c'è qualche sacrificio in più da fare, quindi penso che c'è il giusto bilancio. Complimenti. Piacere. Ma poi Londra c'ha 9 milioni allora, di abitanti, per cui c'è davvero da scegliere, ci sono tante cose. Fatemi tornare sociali. Per un attimo alla nostra maestra, detta Serpente di Canzano. Quanti allievi ha adesso per la scuola del ricamo? Una trentina. Una trentina? Sì, un anno ne avevo. E di dove quasi sono? Vengono da Canzano, ma anche molti da Teramo. Ad apprendere la cultura del ricamo. Io ci sono è tipica di Canzano. Ci sono stato a trovarla un giovedì, sono bellissime signore, e lei sarebbe felicissima se altre signore andassero a trovare. Il giovedì possono andare tranquillamente, Canzano è piccolo, sì, si ritrova. Sì, per passare un pomeriggio con noi. Si può? Sì, sì. Si dovrebbe. Si dovrebbe. Sì. Va bene. A che ora c'è la lezione? Dalle 3 alle 6. Che giovedì? Il giovedì. Dalle 15 sì. alle 18. Bene, bene. Tre ore, va bene. Cimina, l'attività del Partito Radicale adesso è... A Teramo parliamo. È ferma adesso, ci occupiamo adesso, solo del... Adesso in questi giorni davvero molto tristi. Sì. Penso per tutta Teramo, perché oggi sono stati funerali. Per la scomparsa di Anna Pepe, certo. La Leggiadra, presidente, come io la chiamavo. Sì. Vicepresidente persona, di Teramo Nostra, sì, sempre in prima linea. Straordinaria figura teramana. Io la oggi è stata una grandissima partecipazione ai funerali. Sì, sì, davvero. Sentita anche. Sì. La voglio ricordare per quello che era, cioè una donna solare proprio. Mi ricordo, siamo stati insieme qui da voi. Sì, sì. Un anno fa, no, ma più di una volta fa, poi. Sì, certo. E lei parlava della Fonte della Noce e disse: guardate, è un po' messa male, io ve lo dico, e poi vedete voi. Sì, sì. Lei segnalava. Lei segnalava, e questo è prettamente pannelliano, cioè fai ciò che devi e accada quel che può, senza voler imporre niente a nessuno. Ma tanto imponendogli. Segnalava, dice, che guardate, sì, qui è davvero, davvero, davvero molto triste poi che ci abbia lasciato repentinamente. Infatti oggi non c'è stato lo spazio solitamente dedicato il martedì a Teramo Nostra. Tornerà, lo spero, lo spazio Teramo Nostra martedì prossimo, A me adesso non resta che salutare tutti gli ospiti che sono stati qui oggi, soprattutto la signora Editta Serpente, la nostra maestra. Splendida fanciulla di 88 anni. È vero, in splendida forma. E magari ci ritroveremo, magari ci può portare qualche allievo, qualche allieva. E facciamo vedere. Venite voi. Veniamo noi. Perché lì avrete, nel nostro ambiente ne abbiamo tanti di lavori, potete parlare con lei. Con tutti. E poi non ci sono solo i tacchini. Ricamati, ma anche quelli che finiscono nel piatto. Sì, sì, appunto, se venite prepariamo qualcosa. Va bene, stia signora. Adesso ci salutiamo tutti quanti. Grazie a Renato Cimina. Grazie a te. Di averci fatto scoprire la signora Editta. Sì, che ripeto, lei sarà felicissima se qualche fanciulla volesse andare alla mia scuola. Alla scuola di ricamo di Canzano. Grazie davvero Renato Cimina, grazie a Gianni Calandrini, soprattutto per averci portato Luca Cinalli, che ci ha sorpreso con questi drink, con il twist. E quell'altro qual era, quello, la magia dove il cocktail passa da... Rolling o trolling. Vabbè, roba di Harry Potter. Sì. grazie davvero. A voi. Grazie ai telespettatori, grazie a Simone, a Giancarlo, a Sergio, a Gaia. Ci vediamo martedì prossimo. Arrivederci.